Il trailer più sfigato mai realizzato da Federico e a quanto pare il più apprezzato all'interno del Zero gruppo. basta, zero effort, mi piace. Sì, è la grande verità, la grande verità. An effortless Benvenuti! Benvenuti beauty. questa sesta vera live di Vera. Dyskip. Beh, l'abbiamo saltata la volta scorsa per colpa del maestro del sapone. E questa volta sarà colpa di nostra, che la Ma giocheremo e siamo qui per rovineremo colpa di tutto. cosa? Dipende, Rovineremo tutto, rovineremo tutto. magari facciamo un total party kill. Ma perché, scusate, Bernie ha regalato un abbonamento di livello 1 alla Taverna dei Nani? Cos'è la Non è che l'ho Taverna dei scelto io, chi primo arriva se lo può prendere se clicca. Nani? Cos'è la Taverna dei Credo Nani? che funzioni così. Ma chi è la Taverna dei Nani? Non lo Cos'è so, la non so. Taverna dei Nani? Taverna dei Nani, palesati. Ma perché poi sono così ignorante del media? Perché sei vecchio. Bernie, per Taverna dei favore, Nani puoi non è. iniziare. Ah, ma così? Senza preambolo, senza niente. Benvenuti in questa nuova board Benvenuti game alla. live. Non è una Che non è una borghese. board game live. Alla sesta puntata di Le Ombre su Ah, un tro Annuminas. di vitas. Dove noi. Ma senti, io parlo piano perché abbiamo una partoriente con noi che stiamo portando a Brea. Cioè, Io parlo piano, ma porto sempre accanto a me un bastone. ricordiamo che questa è diventata un'ambulanza. Un'ambulanza senza sirene. Tranne quei momenti della notte dove Barleman inizia a fare. Intervento su Annuminas. Voi siete, sì, esatto, siete la croce rossa della Terra di Mezzo. Sera Medmat, la Croce Rossa, mamma mia come sono messi male. Ma qui sopra una volta c'erano dei valori, Twitch Studio, dove sono Non ci finiti? sono più i valori di una volta. Gliel'ho servita su un piatto Sì, d'argento. la Questi stavo giovani. pensando anch'io, figurati. Questi giovani di oggi, mentre i giovani di domani. Cosa? Basta, Quindi, segnalo lo ci streaming. eravamo lasciati. Ma perché? Non abbiamo detto neanche Si è una parolaccia nei primi illuminato. 30 secondi. Cazzo! Ma Cosa? perché? Se non lo facevo almeno funzionare io. Siete tutti comunque siete tutti caduti nel mio tranello psicologico. Nel Comunque, mio. mancano meno di 2 mesi al decimo anniversario del canale. Credo che farò un recapone di tutto quello che abbiamo fatto sul canale. Cosa? Nel senso di andare un Mancano pochettino. cosa? Mancano una Ci metterei cosa? 10 anni? La timeline di Dice Games Italia. Sì, o quanti video, quante campagne. Penso che andrò a fare qualcosa. 10 anni del canale ad agosto. O meglio, 10 anni dell'apertura del canale. Il vero decimo anniversario sarà a Settembre. settembre, quando rilasciamo il trailer di La compagnia del netto. Che non ha una sigla bella come quella di questa Ma campagna, Fede chiaramente. ci mise tipo 2 settimane di lavoro per farla. Povero Beh, Federico. era agli inizi. Ragazzi, parliamo di 10 anni fa. Dieci 10. anni fa, cioè After Effects, non sapevo neanche cosa After Effects era, manco sapevo cosa fossero. Cioè. Vedi, io sapendo intimamente che fosse un giorno importante, ho regalato un abbonamento con svariati mesi di anticipo per l'anniversario dei 10 anni del canale. Quindi Sarà ad grazie in agosto. anticipo, Ma le è cose in molto anticipo apprezzato. portano sfiga o sbaglio? Lasciamo No. perdere. Bernie, Le Ombre su Annuminas, l'unico anello, seconda edizione. Bene. Chi è il maestro del sapere? Oh, sono io il maestro del sapere. Ci siamo messi Allora, ci male. eravamo lasciati l'ultima volta che. Avete recuperato la Arin, che è la Sì. moglie di Benion, che è la Sì. donna che siete stati mandati a soccorrere. In realtà non sapevate doverla Che è la soccorrere. collaboratrice di Fale. Esatto. E segretaria di Fale, perché Fale è un cavallo molto importante. L'avete trovata dopo aver massacrato un esercito sconfinato di orchi. Non è quello che ricordo. Sì, invece è andata proprio così. Ma ne ho fatti esplodere uno e li ho intimoriti due con il mio bastone di fuoco. Fede ne ha decapitati due.
L'Ale ha sbagliato tutti i tiri che poteva Uno sbagliare. si è lasciato andare sulla biascia, ricordo. Uno è morto per stanchezza sull'ascia di fede. E uno non ha superato E la poi colonoscopia. Sara ha fatto la colonoscopia ai Non era una capolavori. colonoscopia, Ma era un esame dall'altezza della colonoscopia, solo dall'altezza di tiri. un hobbit lo è. Sara, come nel penultimo Zelda, è andata diretta al castello a affrontare il boss finale appena iniziato il gioco. E però l'ha ucciso. No. E quindi, grande impresa, con qualche Massima resa. vittima, massima resa, con qualche vittima purtroppo innocente, ma c'è stata. Avete soccorso Arin e praticamente avete anche soccorso in realtà tutti quelli che erano stati catturati dagli orchi. Ora possono tornare alla loro vita di disinibizioni e furti Esatto. Ma più che e altro la loro vita di pessimi cacciatori di tesori. leoni. Esatto. Il cui È leader che vero, si cos'era? chiama Falcor. Cosa? Chi? Ma di Ma che cazzo il stiamo mio amico, parlando? quello che mi ha Il dato suo appunto. amico è diventato suo amico, my best friend. Ma chi è sto qui? Falca. Falcor. Falco, Falcor, noi l'unico che ha leggero quasi, ho parlato. detto Sì. Falcor, su via. L'unico che è stato caratterizzato, tutti gli altri L'unico sono con cui pizzi. avete Scusate, parlato. lo faccio la versione di Barliman. Falcor, Falcor. Non ho mai sentito questo nome. Calcar, come Falcar, falcato. Falcar. Non ho mai sentito questo nome. C'è Falcar e sua sorella Aquilar, no? Giusto per rimanere in tema. Poi c'è anche Gufar. Ragazzi, è stato bello. Noi ci vediamo in una prossima live del canale. Io adesso devo prendere l'auto e andare a menare Bernie a casa sua. Ci Ma così vediamo. mi dai tempo sufficiente per scappare, cioè non dovresti dirmelo. Dovresti fingere un problema tecnico. Ma sei abbastanza pronto per superare la pigrizia e scappare da Esatto. casa tua? No. Sei Ti finito. aspetto qui. Beh, intanto mi apre Miriam. Quindi avete tratto in salvo questi poveri disgraziati Li predoni, di abbiamo anche fatto. abbandonati, se ricordo bene. Siamo andati per strade diverse. Ah, è Sì, così mettiamola che si così. dice adesso. Loro hanno gestito i loro morti e voi avete, personaggio di fede, è andato dietro un cespuglio a fare le sue cose. Avete prestato soccorso migliorato alla giovane Arin, giovane sì, più o meno, e avete scoperto che sta bene, tutto a E che posto. non li È dimostra. una partoriente che non ha ancora partorito, e quindi Ha solo 60 anni dal suo primo vi stavate parto. apprestando a partire per Brea, che dovrebbe essere la vostra destinazione. Dovevamo iniziare il viaggio. Esatto. Ombre su Brea. Ombre su Brea, perché le ombre si allungano. Allora, ho Ombre su Parlico. appena perso il segnalibro. Molto bene. No, volevo prendere il sole. Una nuova avventura. Signor Avevo Parlico, a nome dei Brea. consegnalettere, ho una lettera da farle consegnare, nera radioattiva che emana malvagità. Comunque sì, vorrei che Eccolo. la prossima avventura fosse Barleyman ha una lettera per Mordor, si sappia. C'è posta per te, Sauron. Che bello, Sauron in studio, c'è Galadriel che conduce lo show, no? E chi è il postino in bici, Gollum? Sai che potrebbe essere meglio di Gli Barliman. Anelli del Potere? Andiamo avanti. Hai dominato una cosa bruttissima. Allora, voi siete ad Annuminas adesso, la mappa non compare a schermo, quindi la facciamo vedere in qualche modo. Non so se si vede, Ah, non non si compare a capisce schermo niente, perché vero? noi non ce l'abbiamo. No, Si si vede stava poco. vedendo un Comunque, non pochettino. è necessario che la vediate perché voi non avete una mappa, quindi ve ne parlerò. Voi siete ad Annuminas e dovete andare a Brea. Ci sono molteplici percorsi possibili. Certo. L'unico ranger del nord che è con voi dorme, riposa. Sì. Quindi in realtà queste informazioni non le do, però mi potete fare se volete. Ti prego, caccia, speriamo caccia. No, è una prova di viaggio per capire quale potrebbe essere il miglior percorso da fare. Solo uno di voi la fa, ovviamente. Gli altri Sarà il più possono astuto di aiutare. voi. Viaggio io Io non tre, ce l'ho. però è anche Tu? ho anche il Io valore ce l'ho della tua due parte. migliorato. Lui sa Vai. viaggiare.
Perché Io vado. non ho viaggio, quindi. Che valore devi Beh, ci sta, battere? voi due siete delle Siamo. isolazioniste hobbit. Che schifo il mondo esterno. È che c'è tanto da fare e da vedere nella contea, quindi. Luca, Beh, da vuoi fare sì, ci sono una tanti maiali ancora attivi. mano o fai con quello? Io non ne ho bisogno di una mano. Come stai gufando su te stesso? Io non ho bisogno di una mano, io sono la Una mano. mano. Ho fatto schifo. Beh, sei una pessima mano. 14. 14! Chiameremo Minimo Sindacale Barliman. Minimo sindacale. Guarda che non è Allora, male come nome. Ehi, allora, minimo. hai fatto dei sei? Tu No. sai che potrebbe essere conveniente sicuramente costeggiare il brandivino. Ecco È come un si viaggia. fiume. Cosa? Cosa stai Villa. facendo? Sento Assaggi il l'aria vento. buona. Il vento Potrebbe sopra. essere una buona idea costeggiare il brandivino fino ad arrivare al ponte sul brandivino, Buono. che praticamente congiunge la grande via Esta alla contea. E se è grande, perché noi non la dovremmo usare? Dopodiché, perché a sud del ponte brandivino c'è la vecchia foresta, però non è di strada. Voi dovrete andare verso est, sulla strada, sulla grande via est, fino ad arrivare Mi pare a Brea. Quindi buono. questo ti sembra un buon percorso. È lungo, ci vorranno stimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 giorni di cammino. Beh, intanto abbiamo tutta la Oppure cantina del signor Tuk. Oppure. potreste tirare dritto in linea retta. Questo vi porterà a guadare il brandivino in un certo punto Ci sono troppi se, e ma. risparmiereste 3 giorni. Tornassimo. Guadare, E se tor Scusa, ma scusate, se tornassimo invece guadare il a. fiume con un carretto con una donna incinta svenuta sopra. Ci Beh, minchia, sono dei spero che tra otto ponti, ci sono giorni dei. L'abbiamo si sia ripresa la signora. Fai fatta riposare con. conto che se guardate il brandivino ci vorranno un paio di giorni per arrivare a un punto da guadare. Quindi magari Ma si se riprenderà. tornassimo invece alla contea e recuperiamo il marito, li gettiamo tutti e due sul retro del carretto, In così che senso? E fanno. che marito sarebbe la contea? Non era Brea? No, era nella casa del signor Tuck, a Sì, Brea. però cosa mi ha detto? Riportate mia moglie a Mi era Brea. conciato da sbatter Ma è via. un range, è un menoriano. No, è un Guarisce meticcio numenoriano ormai. in fretta. il cavallo è numenoreano. Il cavallo è numenoriano. Lo vedi? Io butterei ad attraversare il brandivino, semplicemente ci sono più scuse per poi convincere la tipa a non tornare indietro quando si sveglia. In che modo ci sono più scuse su un percorso piuttosto? Devi guardare indietro il brandivino se riusciamo ad attraversare prima che si riprenda. Guardate. Sì, subia, sono sicuro che una volta che sarà lontana non ci penserà più. Io seguirei la via principale e andrei sulla grande via est, la userei che costeggia Cosa è successo al il tuo accento? brandivino. E quindi possiamo andare da quella parte, no? Quale via, scusa? A seguire la strada maestra, a dirigerci verso la strada maestra e da lì Quella più scendere. lunga. Quella più lunga. Scusate, mi giro verso Malva. Sta per partorire? E allora? E allora Però, possiamo prendercela con calma? Però, tutti però, sti però. Mastro Barliman, visto che lungo l'andata abbiamo incontrato degli elfi, siamo stati fortunati e non Sì. abbiamo trovato niente di strano, però, Beh, gli elfi sono strani. non conosciamo, cioè, almeno io e sicuramente anche Salvia, non conosciamo bene queste terre, potrebbero esserci Dei tipo i pericoli. guardi Beh. nuovo, animali strani, se magari passiamo davvero dal fiume, nascondiamo le tracce e, visto che sembriamo Ma appetitosi. rischiamo di infilarci in mezzo a boschi, colline, fratte, frasche.
Ma come? Ma ci saranno delle fratte, delle frasche? Cazzo, non c'è un cazzo. Okay, no, ok, Bernie, ma sulle strade va bene. Qualcosa ma... c'è. Sulle strade si vocifera che ci siano i briganti. No, allora giovane Malva, si vocifera che ci sono i briganti perché voi siete degli hobbit isolazionisti che non vogliono uscire dalla contea e pensano che tutto là fuori sia brutto, 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 brutto. Mentre io, insieme a Mastro Beli, sappiamo benissimo che la grande via è una strada molto utilizzata. I nani la usano spesso, i raminghi la usano spesso. Gli uomini di Brea la usano spesso. Mi corregga, Mastro Barliman, se sbaglio, ma il mondo al di fuori della contea per ora ci ha riservato un warg, degli orchi, un ranger mezzo morto, una puerpera picchiata e dei predoni. Quindi forse la contea non è così. Quali predoni? Però i predoni erano simpatici. Quali predoni, scusate? Perché li abbiamo incontrati in un momento in cui... erano simpatici, però se fossimo stati attaccati dai predoni li avremmo percepiti. Ma quali predoni? Meno ovviamente la contea più. Ma chi cazzo è Falkar? Tranne per i bagliari. I prigionieri. Ma Mastro Barliman, sono stati con noi tutto il tempo lungo la strada del ritorno. Li abbiamo soccorsi. I barboni. Solo perché erano in una situazione dismessa. D'accordo che sei rustico, però sei anche cortese. Te lo voglio ricordare, giusto per... Quindi, vediamo dunque. Comunque, vabbè, ne affido a voi, sarete sicuramente più esperti. Io propongo il guado, semplicemente perché per quanto cercate di vendere confortevole il carretto, 3 giorni con una donna incinta in viaggio... possono fare la differenza. Sì, ma un guado potremmo perderci la donna che ci vola giù per il fiume e pluff e via giù per il fiume. Cercheremo un ponte, se non troviamo un ponte proseguiremo per la strada maestra. Non c'è il ponte, se no avrebbe detto prendiamo la strada per il ponte. No, perché la voce nella nostra testa ha detto che ci potrebbero essere i ponti, semplicemente. Ma ci sono dei ponti sul brandivino. Come? Comunque ho un traghetto. Ci sono i ponti sul brandivino, ci sono anche dei traghetti, costano sempre molto. In questa zona non sapreste dire dove, però... Medmat propone, coraggio Mastro Barliman, non posso portare questa lettera per voi, ma posso portare voi. Ma posso lasciarvi qui e andarmene. Ma posso pagarvi un michelino. Salvia, tu cosa ne pensi? Hai avuto delle sensazioni prima, ci hanno portato a casa. Io le redini. Ero per la strada maestra. Giusto, Sara, vuoi avere uno svantaggio in gioco? No, hai finito il mio trauma. Hai dimenticato in fretta. Oh, beh, quindi strada maestra, la sua salute mentale. Strada maestra, strada maestra, strada maestra, strada maestra. Invece voi due siete per la strada. Siamo più breve. Siamo esattamente pari. Sì, bisognerà giocarsela ai dadi. Compare Falel. Che decide lui. No, ma scusa, ce la giochiamo ai dadi. Letteralmente, scusate, non ci vuole molto. Lanciamo un dado. Un di 12 a testa. Sì, ma almeno facciamo finta di fare. No, facciamo una borra cinese. Siamo in ho fatto 12. Ma porco giudo, ho fatto 12. Va bene. Come morra? E ma scusate, va? Ragazzi, si tira un dado, si decide pari una, dispari l'altra. Io ho la borra cinese. Va bene. Cinesi non so chi sono. Ma che cosa devo fare? Vogliamo fare la morra elfica. Io non l'ho mai fatta la morra cinese. Cosa si ma fa? Ma no, la facciano Barliman e Mastro Peli, che sono gli esperti di viaggio, e noi ci accodiamo. Scusa, Stalvia. Cioè, perché siamo... No, a parte che non sei neanche nell'inquadratura. Cioè, questo qua che bara già... 1, 2, 3. Ultimo. E comunque ho vinto io. Carta forbice, strada maestra. Comunque fede para male. Sì. Non stavo parlando. Io ho messo la mano davanti a me, ma la telecamera è messa male. Sì. Quindi cosa fate? Strada maestra. Bene, guardate il fiume. No. Ma allora. Scusa. Allora, ma quindi ha vinto la giustizia. Ma la democrazia è morta? Vi ricordo come funzionano i viaggi. No, ricordaci come funziona la democrazia, scusa. In generale sareste sfigatissimi. Perché? Okay? Siamo bravi. C'è una guida sola e una sola.
e si occupa di fare le prove di viaggio. In base a come vanno le prove di viaggio, i giorni che percorsi. C'era uno che doveva fare le prove di caccia. La caccia la faccio io. E mi lasciate, grazie. No. Quindi la guida fa le prove di viaggio, ok? E in base a come vanno le prove di viaggio, per una singola prova si possono aumentare o ridurre i giorni percorsi. Sì. Ci sono i cacciatori che faranno le prove di caccia. Esatto. E sarò io? Gli esploratori che faranno le prove di esplorazione. Esatto. E le vedette che faranno le prove di vedetta. Lanza? Allora, le vedette fanno le prove di allerta. Quindi una guida deve esserci obbligatoriamente, poi deve esserci un personaggio per ogni ruolo, e quindi praticamente voi dovete fare ognuno un ruolo diverso. Io posso fare guida per il viaggio. Io devo fare caccia perché sono l'unico che ha un punto di caccia. Va bene. Io allerta ne ho due con favorito. Fammi vedere la mia scheda. Io allerta non ce l'ho. Sì, invece. Ah, no, allerta, allerta due favorito. È uguale, quindi siamo pari. E l'esplorazione uno favorito lei, te? Io zero. Allora faccio l'esplorazione. Io sarò la vostra vedetta. Vendetta. Bene. La quindi togliamo il fume? Così è stato deciso. No! Allora. No, la strada lunga è verde, mi dispiace. Io non volete, per me spendo un punto di speranza per ritirare la morra cinese. No, non l'ho vinta. E per aggiungermi uno, la sapienza popolare, perché io so le strade più o meno grazie alla sapienza popolare, perché le storie di le lancio devi solo fare, uno devi fare caccia non adesso non devi fare niente Luca, hai ragione, devo fare devi caccia fare fede una prova di okay. Prova di viaggio, io spendo un punto speranza visto che sono anche asciutto, posso aggiungerne due, giusto? E sei anche asciutto, esatto, se vuoi, sì, astuto. Allora, non mi sembra particolarmente adatto a questa situazione, devo dirti, Beh, astuto è adatto a tutto. Ok, ma sono cauto, è cauto? È frutto. È cinese. Boh, vedi tu. Decidi tu. No, guarda, se mi schifi così non lo faccio. Ecco, bravo. Parla da solo. Cazzo, dovevo... Una vedetta alta 1,10 m, andiamo bene. Sì, Madmat, no. È così che funziona. Ok, in realtà è andato. Perché... È andata bene come prova, no? No, perché ho visto 2-2-1. Madmat non si giudica un hobbit dalla sua altezza. Lo fa tutto il mondo. Ma poi gli hobbit sono alti, credo, 90 cm, 95, 1,10 m arrivavano i... Signora Barba, noi gli anni vi giudichiamo per la vostra altezza. Mastro Belli, non mi sovviene che i nani siano... così alti, ma sono più alti e tanto basta perché loro bullizzino voi. Non lo conosciamo il bullismo tra di noi, semplicemente avete modi diversi di apprezzarci. Okay, scusa, come non conosci tu il bullismo? Uno basta che dice, ma sai che mi piacerebbe andare fino a Brea? Ma quello è strano, minchia, ma è strano, minchia, ma escludiamolo da tutto, che schifo, deve essere un po' tocco. Una piccola comunità chiusa, siete probabilmente il peggio bullismo in una maniera in... No, siamo tutti gioiosi e felici, va bene, tranne i maiali. Quindi quelli non sono Hobbits, sono gioiosi e felici. Ma perché sta diventando una discussione contro i Hobbit? Non fate arrabbiare la vostra vedetta, altrimenti non vedrò. Esatto, altrimenti vedrà solo per sé. E al massimo per allora... sorellanza. Comunque la strada impunisce le persone, non ero così quando sono partiti. No. Comunque il tiro, nonostante tutto, è andato bene, perché hai fatto anche un 6. Sì. Quindi siete più veloci. Non l'ho fatto apposta. Allora, in realtà vi rendete conto che per guadare... il brandivino, come ma avete deciso, ma non stiamo guardando il brandivino, stiamo facendo la strada per costeggiare il brandivino, okay. Dovete muovervi un momentino verso est di Annuminas, quindi percorrete per circa i primi due giorni
dei, chiamiamoli, sentieri assai poco battuti. La vegetazione praticamente vi abbandona quasi alla fine del primo giorno, almeno gli alberi, i radi che c'erano attorno, perché abbandonate le colline di fatto e c'è questa vastissima pianura. Arrivate, guarda, sabbia. Il terzo giorno la vastità del scusate, al terzo giorno arrivate al punto in cui il brandivino deve verso sud e avete un momento di incertezza quando vedete parecchio in lontananza quelle che sembrano essere delle strutture, edifici, eccetera. Ma vi fermereste qui, ma visto che la prova è andata molto bene, fate un giorno in più di marcia e cominciate già a muovervi verso sud. E quelle strutture, scusa? Adesso siete arrivati più o meno poco più a sud del gomito che fa il brandivino. Adesso in teoria ci sarebbe la seconda prova di viaggio, a meno che non volete cambiare itinerario. Ma abbiamo una parte oriente, non ci infiliamo dentro una tana di troll. Io me lo chiedo. Ma in tre giorni si è svegliata questa povera Cristo? Bene, continua a darci sempre questo che ho continuato a tenerla. Voi dovete capire, più che altro si muove indipendentemente da voi. No, ok, il problema è che se ci date dei side quest, ma noi abbiamo una parte oriente, non è come ci hanno mandato a recuperare una cassapanca. Lasciamo qui la cassapanca e facciamo la missione. Ah no? Beh, ho fatto tutti i videogames in cui dobbiamo salvare il mondo e aspetta che prendo le piccole per l'agricoltore. Non so, allora, di cosa stai parlando. Qualcuno di voi tiri un di 12. Qualunque RPG. Dai, sarcastico. Chi deve tirare, scusa? Qualcuno di voi tiri un di 12. Tiro io. Ma non stiamo ancora facendo caccia. Io non sono una cacciatrice. Sarà per vedere se la tipa sveglia. 10. Ok. E anche a tema. Fate il campo e venite distratti da una nenia nell'aria. Da melodia. Meno non è la tenia. Quando tornate un po' verso il fiume, perché vi siete un momento distanziati, vi siete accampati un po' distanti, intravedete quella che è chiaramente una bellissima fanciulla, probabilmente una delle più belle che abbiate mai visto, che sta cantando. Chi di voi conosce il Sindarin? Guarda, io prendevo ripetizioni a Brea, ma guarda, io sono forte in sanscrito, ma Sindarin. Chi di voi conosce il Sindarin? Ma no, chi siamo vuoi? Hobbit della Contea. Non so che cosa. Non abbiamo segnato le. Io non le ho segnate per principio. Ma io non ce le ho proprio. Ma rimane ignorante. Questo è un vostro problema perché in creazione ve le ho dette. Sì, ma noi siamo due hobbit della contea, quindi non credo che... Quindi sto davvero andando nel manuale alla creazione del personaggio per fare un'altra volta quello che avreste dovuto fare voi e non avete fatto. Aspetta, aspetta. Non abbiamo preso il Sindarin. Google Sindarin. Non l'abbiamo preso, Bernie. Non abbiamo preso il Sindarin. No, non credo. Allora, vediamo se i bardiani lo conoscono, magari. Ma no, aspetta. Non ci sono bardiani qua. Vediamo. Ma non l'abbiamo scelti. Ma poi non l'abbiamo scelti. Ma non abbiamo mai parlato. Ma se è importante farla parlare in comune. Tutto il Kuzdul. E che è la lingua dei nani? Esatto, conosco quella. Ma io parlo... L'unici che forse sono gli uomini di Brea che potrebbero, ma... Ti dico già io che non l'ho scelta. No? Allora niente. No, beh, non la devi scegliere, la sai. Cioè... Sono cose che sai. Ma come la so? Perché me la raccontava qualcuno? Dimmi una barzelletta, Sindarin. Non ho capito. E la gente della locanda, magari qualcuno... Ma in teoria avete dei legami con gli elfi, però se non hai scritto niente non ce l'hai. Comunque è una canzone apparentemente malinconica. A un certo punto, mentre siete lì a fissarla, lei alza lo sguardo e incontra il vostro sguardo. Salve. Ehi. Barryman, contieniti. Mi facendo di avvicinarvi. Lo so, ci penso io. Sono cortese. Sono cortese. A Barryman, facendo di avvicinarsi. A lui? Quando si sì, a Barryman?
quando sono morto, sappiatelo. Valeva si guarda un momento per sistemarsi un po', abbassa lo sguardo, quando lo rialza, la fanciulla non c'è più, è scomparsa. Quando tornate al campo, che era distante 20 metri, vi accorgete che Arin è sveglia. Oh. No, va Dove bene, lei è ci sveglia, tante care cose. Però, ma quella tipa. sei? Ha preso Era un fantasma. uno dei tizzoni che avete usato per accendere il fuoco, ce l'ha in mano e quando vi vede avvicinarvi, fa come per brandirlo in sua difesa. Calma, calma, siamo Ho amici. una lettera per Chi voi! siete? Ho una lettera per voi! Ci manda Benion. Ho una lettera di suo marito, compagno, fidanzati. E Fale, ci manda anche Fale. Cinchima Pale ci ha mandato proprio. Allora, mi fate una prova di Scusate, Quindi fermi. soprattutto non si Ti agita, nelle sue prego. condizioni potrebbe. Cortesia, posso fare io una prova di cortesia? Almeno la userò una sola volta in tutta la Va campagna. bene, te lo concedo. Perché non era quello che voleva chiedere. Non era. Sarà stata sicuramente una prova di battaglia, o una prova di furtività, o perché no, una prova di canzoni. Non era Ho convincere. fatto Scusa, convincere. 22. Io ho 4 dadi di base in convincere. Ragazzi, io ho 2 di 12 più 4 di 6 in Beh, il convincere. tuo favellare cortese ti identificano chiaramente come un uomo di Brea. Non uno dei più cortesi, ma abbastanza Chissà da cortese. cosa l'hanno Vedi capito, Eia. che. Eia. Bro. Abbassa il tizzone, più che altro lo ributta tra le fiamme. Un po' stupido. E niente, praticamente si lascia Si deve lasciare avvicinare. Vi perdere, saluta. cucciamo. Vi saluta con cortesia. Erba Ehi, Così, incinta! devotto. Potremmo tipo iniziare dalla base e magari presentarci? Gliela offri, Fede? È la prima cosa Fa che gli dici? bene al bambino. Non è Ma io ho quello! una. Lei accetta. Ma io ho una lettera in mano. Allora, tu potresti essere una varia, ma questa è tradizione nanesca da generazione in generazione alla madre quando si avvicina e si fa fumare. Fortifica le ossa del bambino, fortifica lo spirito. Io ho una lettera. Accetta la tua pipa, la accende, dopodiché Tossisce. tossisce. La lettera. Prende la lettera, ti ringrazia e ti dice da parte di mio marito questa lettera, mi Sì. pare di aver capito. Sì, mi ha La pagato. apre. Sembra una donna con cui è difficile avere a che fare, lo avete capito immediatamente appena l'avete vista, non perché è un mio PNG, non c'entra niente Io questo. l'avevo detto che bisogna rogarla. Legge la lettera, la pallottola, la butta nel fuoco. Nel cuore di Barry, ma Hello, Cos'è? darkness, my old friend. L'hai consegnata? Infatti adesso me ne vado. Volete raccontarmi che cosa è successo? Perché mi trovo qui? Così lontano da casa mia, da Numinas, dai miei compiti che incombono. Tecnicamente i suoi compiti lo stavano facendo ammazzare. Sì. Forse è stato un bene che siamo arrivati in tempo. Sì, beh, ricordo di essere. Oddio, non ricordo benissimo. Orchi, Era grossi. circondata da un piccolo plotone di orchi. Grosso Di lui un plotone, Malva, grande grosso. capoguerra. Grosso capoguerra. Le ho dato una prima assistenza. Il bambino sta bene. Grossa assistenza. Vi ringrazio. Sarebbe il caso di proseguire comunque, più che Verso pensare Annuminas. verso dove è suo marito. Ci vi ricongiungerete e poi farete quello che volete insieme. Però di base è meglio riunire le famiglie. Anche lui stava parecchio male quando l'abbiamo lasciato. Sì. Sarebbe brutto. Era quasi più carne trita che uomo ormai. Chissà se è sopravvissuto effettivamente. Ah. Ah sì, la mettete così? Ok. Dovete Beh. convincerla. Ci penso io! Convincere! Sei sfavorito. Non Però posso darti importa! una mano. Sono o comunque. Non Se ti ricordo. serve, posso darti una mano in E convincerla. comunque uso. Sì, se va bene, uso un altro punto di speranza. Sono Esperanza. cortese e qui ed educato, rustico ed educato. Aggiungo un altro più due, quindi sono 5 di 6.
E l'Ale mi dà una mano, Malva mi dà una mano con qualche tratto oppure solo il... Devo spendere sempre uno o devo spendere due per darti? No, sempre uno. Se usi anche un tratto, dai due dadi anziché uno solo. Beh, io ho convincere come caratteristica, quindi quella te la do. Sì. E poi... devi guardare il fatto che io sia una guaritrice, quindi che stia parlando da un punto di vista medico, non la convince? Può andare bene? Sì. Mi sembra una che si basa più sui fatti che sulle emozioni. Va bene. Madmat, Barleyman parla il linguaggio della strada, yo-yo. Sì, esatto. Oppure... Bro, come in Avatar 2. Come Brea. Bro, Brea. Ma la virtù che sono fiducioso. Ho fatto 31. Una... Credo di averlo superato e ho fatto due successi. Dicevi, Ale? No, dicevo, io come virtù fiduciosa non mi pare ancora di averla utilizzata. Però vabbè, poi me la leggo sul manuale. La fiduciosa fa quello che dice. Se facevi 11 era bellissimo. Beh, ragazzi, io comunque sarei dovuto andare dagli orchi a convincerli a parlamentare. Le vostre parole così pesate, così assennate, supportate da fatti concreti come la lettera con le intenzioni di Benyon, le sue condizioni di salute, convincono Arin, che in ogni caso sembra comunque essere un po' reticente di suo, a proseguire il viaggio verso Brea. Lei sa cacciare? Allora si è svegliata, ok, non è stava prendendo un tizio nel combattimento. Non è che bisogna delegare ai PNG le cose che dovete fare voi. Ho uno, okay? In cacciare. E così trascorre la sera del quarto giorno. Ma tutte le altre prove non le dobbiamo fare quindi per ora? Ma quindi la bella signorina, no, che ha visto Mastro Barleyman. No, scusate, l'abbiamo vista tutti, non è che me la sono inventata. L'ho vista, vero, anch'io, sai? L'ho vista. No, io non l'ho vista. Era alta quanto voi due messe insieme, però... No, credo fosse più alta. Ma più alta, più alta. No, beh, scusate, quanto siete alti voi due? 90 centimetri. 90, lei è una pertica per un hobbit, lo sa. Davvero? Beh, 90 è alta per un hobbit. Scusa, non so. Beh, comunque era molto bella, aveva una voce melodiosa, ma sembrava parecchio triste. Se solo avessi preso quelle ripetizioni. Seconda prova di viaggio. Prego, Fede. Ma aspetta, ma se noi raccontiamo della tipa... Arin. Non è che magari lei conosce leggende del posto? Ci sono... Gliela racconti? Gliela racconto. Ti dice, non è inusuale... Parecchi secoli fa, quando Annuminas era ancora una città fiorente, c'erano fanciulle di ogni bellezza e ogni stato sociale che, non mi viene da dire pascolavano, no, che passeggiavano. Sì, ma... Guardate che voi ormeggiate i cavalli. Passeggiavano lungo il fiume a raccogliere fiori, intonare canzoni. Magari avete visto uno spirito che è rimasto. Uno spirito? Era un fantasma. Era un fantasma. Mi avvicino al falò, prendo la cenere, me la cospargo addosso e faccio via. Sono molto superstizioso, Brea. Via. Non è molto felice di andare a Brea in questo momento. Di girare la situazione. Mi giro bianco per la cenere. Comunque ti dice anche Salvia. Sì. Vi odio per questi nomi. Che ce n'era una particolarmente bella, di cui si narrano varie storie, quindi magari avete visto questa. Era particolarmente bella. Del resto, dice, sul lago, sulla superficie del lago di Annuminas, quando la luna lo illumina, si possono vedere dei gruppi di spiriti muoversi. Ah, pensavo di cacciatori di tesori, scusate. Quelli cerchiamo di ucciderli tutti. Ah, sì? Quella... Ti guarda e dice, noi li sgozziamo come voi fate con i maiali alla contea. Stessa cosa. Ah,
Comunque, gli spiriti che danzano sul lago di Anubilas, che bella roba, lo fanno nelle paludi morte e il posto riuscito. Questo c'è nel razzismo. È molto razzista, c'è molto razzismo. Beh, ma nelle paludi morte sono spiriti di elfi, uomini, cioè... E questi cosa sono, spiriti di orchi? Non lo sai. Le lago di Anubilas. Bla 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 bla. Sono spiriti di belle gnoccone, ha detto la Ranger. No, non ma siamo cioè, un gnoccone in guerra a bordo, non... Ma quindi è proprio specifico, bello il gnoccone. Fede, seconda prova di viaggio. Ma noi non dobbiamo tirare. Niente, non... Comunque è schifo. Comunque è schifo. Ha fatto schifo. Ho fallito. Ha fatto schifo proprio. Okay. Però ho fatto un successo. Ma tra l'altro tirando più dadi del necessario, perché chi ti ha dato quei dadi extra? No, ho preso un punto speranza. Aha. Tre le pochini. Ottime spese. Tirate i 12. Io l'ho tirato voi. Prima. Scusa, Bernie, mi spieghi questa cosa del viaggio? Non capisco. Sono eventi di viaggio. Ogni prova di viaggio c'è un evento. Ma ok, ma... Ed è solo la guida che serve? No, dipende dall'evento. Però, siccome gli eventi base cioè, terribile, sono un po' piatti, io sto prendendo gli incontri sulla via est, che sono un pochettino più articolate, eccetera. Quindi le eventuali prove ve le improvviso io se ci sono da fare. magari negli eventi generici c'è il gruppo si stanca più un punto fatica, ho capito, ma che brutto così, cioè è morto un po' di narrazione, un po' di cose, no? Fede, tutto a posto? Sì, ha fatto 11. Ed ha fatto 11. Se il 10 prima era positivo, forse anche l'11. Allora, positivo, abbiamo trovato un aspetto. L'11 era l'esploratore. Salvia, mi fai una prova di allerta. No. Allerta è la vedetta, allora. Vedetta, mi fai una prova di allerta. Ecco. Io chi sono? Tu sei l'esploratrice. Okay. Io chi come sono? Come Dora. Oh no! Oh no! L'abbiamo persa. Esistono gli occhi del serpente anche su queste tabelle? Cosa? Ci sono gli occhi del serpente anche su queste tabelle? Ci sono? Sì. Cazzo, allora 11 e vale. Sì. Io per giocare... Io non ho ancora ripreso... No. Resistenza, vero? Questi giorni... Oddio, è vero. Bernie, la resistenza ce la siamo ripresa, però. Sì, la resistenza sì, la fatica no. Grazie. Allora, Ale, il tuo totale... Ho fatto... Okay, no, io. Ale, vai. Allora, il mio totale... Allora, com'è che finito? Devo prendere solo il primo dei due di 12 o li prendo tutti e due? Il primo, il più alto. Solo quello più alto. Sono 2-8, quindi 8. 8 e 4, 12 15. E 3 fanno 15. Oh no, io ho TN in forza, ho 16. E allora hai fallito. Ok. Beh, voi trovate una grotta. Col cazzo che c'entriamo? Vicino al fiume. E pensate, beh, è vuota. Perché non accamparsi lì per la notte? Nulla. Peccato c'è mai di positivo nelle che cose. La vostra vedetta purtroppo non si accorga, mentre è notte, voi avete acceso il vostro bel focherello, che una cosa, un'ombra enorme, a un certo punto vi copre completamente la visuale sull'esterno e entra. Dai bagliori del fuoco vedete che impugna un'enorme clava ed è un troll. Oh. Possiamo visto che la prova di allerta non è andata bene, comincio io ad agire. Nell'obbligo teoricamente ci sono due caverne dove i protagonisti finiscono e una è una tana di troll, un'altra è una tana di goblin. Perché la gente entra nelle taverne? Scusa, Bernie. In un mondo dove hai fatto... tutte le razze malvagie hanno paura della luce. Stai iniziando il combattimento? Cosa? Stai iniziando il combattimento? Vuoi convincere il troll? Parle. La prova è stata fallita, quindi comincio io. Innanzitutto vi faccio degli attacchi, poi puoi provare il parlare. A mia discolpa, come lo volete? Dentro la grotta. Cosa? Non fuori dalla grotta. Fuori c'eravamo già. Ci sta che sia questo. Stavo controllando che la grotta non avesse dei pericoli. E la grotta era sicura. Allora. E quello che c'era fuori dalla grotta che è entrato nella grotta. A creare la grotta non era sicura. Spero che schiacci per prima te. E comunque è colpa tua, Barryman.
Perché? Perché se avessimo guardato il fiume non ci saremmo mai arrivati qui. Non è vero, perché sono solo dei dadi del cavolo. Era tirato... un'altra strada, e infatti Mastro Belli aveva ragione. Mi fido più di Mastro Belli. Mastro Belli ha tirato 11. Allora, pezzo di merda. A me attenzione, il troll rote alla mazza, e beh, la vedetta è quella che vedeggia, quindi è quella che è più vicina. Ragazzi, cala la sua mazza sulla giovane, è pure di Hobbit. Hobbit. È pure ora di si Hobbit. Sentirà in colpa Barliman. Guarda, no. Allora, io ho 22 di resistenza. Io quanto? Allora, no, 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 allora, no. Perché 20. Parlate? È pieno? Sì. Devi guardare la tua difesa. Ah, ok. Che è sotto ingegno. 16. Ok, io ho fatto 8 più 6 più 2, quindi più 1, 17. Mi pesa. Quindi il troll non riesce a evitare l'attacco devastante del troll che ti... In che senso il troll non riesce a evitare l'attacco devastante no, del no, troll? No, no, io non riesco a evitare. Che ti fiacca 6 di resistenza. Solo? Da 22 scendo. Scusa! Sei il da secondo pippa! Attacco del troll. Ho parlato troppo presto. Che però. Questa volta... visto che ha dato praticamente per morta la giovane Hobbit, ma si scaglia sull'altro di voi. Ma gli ha dato una carezza. Lui l'ha coperta con la mazza, non la vede più, quindi per lui è fatta. Ma prova a farti schiacciare tu. Immagino che di fianco ci sarà uno che può essere pronto a gestire le minacce dall'esterno, tipo Bailey. Va bene? Sarebbe stato interessante se c'era Barryman che guarda l'Hobbit e fa: vedi, è colpa tua, bam, te lo sei meritato, ha fatto bene signore, no, praticamente risolleva la mazza, però nell'alzarla sbatte contro il soffitto della grotta e quindi se la tira in testa. Bravo cretino. Ma lui non si fa nulla. Adesso tocca a voi, nell'ordine che volete. I troll sono intelligenti. A me l'attenzione. Se siete in prima linea, mediani, indietro oppure a distanza. Beh, lei era a distanza. Recap generale di quello che succede. Siete in prima linea, aumentate tutto di un dado, ma i nemici aumentano di un dado contro di voi. Mediana, non succede nulla, siete pari. Indietro, riducete un dado dei nemici, ma riducete anche un vostro dado. A distanza tirate con un'arma a distanza. Beh, l'ale sarebbe voluta essere a distanza, ma non può essere a distanza. No, beh, sì che può. Posso allontanarmi e andare a distanza. Basta che ci siano almeno altri due di voi in mischia, lei può allontanarsi. Oh, è vero, questa regola stupida. Beh, ma c'è anche la Ranger, conta anche lei. Combatterà in Considerate che il troll la può attaccare, eh. Ma la Ranger non può attaccare da vicino perché con l'arco da distanza. Quanto è grande la grotta? Una cosa, il troll può attaccare praticamente chi vuole, se vuole. Voi potete, se siete indietro, come tipo di approccio alla battaglia, potete usare la vostra azione per prendervi gli attacchi del nemico. Quindi se volete proteggere Arin lo potete fare. Pensi. Quanto entusiasmo! Io avrei la frombola, però. Ma scusa, non posso attaccare a distanza anche se il troll mi attacca. Cioè, non essere. Allora, se tu ti metti a distanza, ci sono altri bersagli, il troll non attaccherà primariamente te, attaccherà gli altri. Vuoi attaccarlo con la frombola? Mi pareva meglio della spada. Frombolalo tutto. Cos'hai di frombola? Frombola dolorosa, archi 2, quindi... E se quando la impugna le spine, quindi ti fa male. Sono un D12 più 2 D6, vai, lancia. Ma in questo modo non sto impedendo all'area di tirare a distanza, giusto? Sì. Allora, voi in totale siete 5. Se uno tira a distanza, due stanno in mischia, ne avanzano due, non sono sufficienti per garantire a un altro di tirare a distanza. È veramente brutta questa regola. È ma veramente non, stupida. È quello che dicevo io, non posso tirare a distanza e farmi colpire dal coso. Cioè non può usare l'arma a distanza da vicino? No, io voglio solo usare la frombola. Poi usa la mi frombola, metto anche... Usa la frombola.
Ma quindi sei media? Cosa sono media? Però ti devo dare un dado di svantaggio. Sei in media. Perché credo che ci siano dei talenti, delle virtù di cultura, che, culturale, che ti tolgono dei malus. Se Salvia, attacchi. Io ho 3 in archi e sono stata appena colpita. Ha più senso che io, rialzandomi, cerco di attaccarlo. Per questo turno sto sotto io, perché tanto mi ha appena randellato. Vuoi pure attaccare senza malus, vai pure indietro, poi ci scambiamo. Ok. Vai, lancio. Faccio... Sono ancora tramortita, sono sotto la mazza. Tra un turno e l'altro, no? Sì. Cosa? Possiamo scambiarci tra un turno in posizione? Certo, certo. Vai, sì, lancio. Ok. Quindi, Salvia, stai attaccando a distanza. Sì. Aia, un po' una merda. No, doppio uno. Hai fallito completamente. Fai girare la frombola, ma forse per le fiamme che... ti ritrovi davanti perché ti sei spostata, non riesci a colpire il troll. No, colpisci la mazza del troll. Cioè, un avete fatto il focherello, quindi... eh? Non è doppio uno, è un 11, che è peggio, però. Che peggio, esatto. È il fallimento, punto. Dopo Salvia abbiamo chi vuole. Vado io? Boh, io volevo fare parlé, però se voi lo attaccate... Se vuoi aspetta e provi a fare parlé. Ma aspetta. Io non Bernie. L'ho attaccato effettivamente. Bernie, il parlé... Sì. È possibile, troll, capiscono. Sarà difficile, ti darò dei malus, perché chiaramente... Mi vuoi dare dei malus? Sì. Va bene. Ti tolgo 2 dadi da 6 e sei sfavorito. Minchia. Perché parli troll? Cortesia o inconvincere? Ma visto la... Allora, se mi facessi un intimorire potrei toglierti 2 di 6 di malus. No, Bernie, perché i troll capiscono. Bernie, no, perché io ho convincere e allora cortesia. Puoi scegliere tu a tua scelta, o convincere o facciamo cortesia. Sono rustico e cortese. Poi ci spendo un bel punticino, così ci metto anche il la rusticanza, la rustichella. Chi mi vuole dare un aiutino? Guarda un attimo le mie caratteristiche, che cosa ho? Entrambe. Curioso occhio di falco. No, scusate, no, non potete, non si può aiutare. Ah, già in fight non si potrebbe fare sta roba, comunque, ma non potete, ognuno di voi è concentrato sulla sua. Niente, doppio uno, è stato inutile. Vabbè. Cazzo, peccato perché era un bel tiro. Certo, con ma l'11... il fatto che ha fatto un 6 non vale niente. No, non vale nulla. Se la sua somma è 11, beh, aspetta, scusa Luca, 15, non l'hai passato? Ha fatto doppio 1 non è fallimento automatico, eh? È 0 no? Doppio 1. Ah! Beh, prima hai fatto 13 tu Salvia, l'avresti col... non credo. No, Sara ha fatto 3. Senza hai fatto 15, sì. Io ho fatto 15, allora ce l'ho fatta. Con un successo. Cosa dici al troll? Fermo! Se questa è la vostra grotta, Messer Troll, ci dispiace! Possiamo abbandonarla. Se invece necessiti di... gradisci del cibo, posso preparartelo se non ci schiacci. Allora, hai fatto un 6. Ti accorgi? Sembra che queste tue parole abbiano effetto. Nel pronunciarle praticamente hai fatto arretrare tutti, mettendovi vicino al fuoco. Ti sembra che abbiano fatto l'effetto le tue parole, e in realtà sembra più che il troll stia guardando il fuoco. E però, quando gli dici ti procuriamo del cibo, lui dice va bene, uno di voi esce a procurarlo, gli altri rimangono qui. Io guardo la Ranger incinta. Lei che ci può pensare lei, perché le mie vecchie ginocchia. Quando ti giri verso Arin è abbastanza stupita dalla tua abilità oratoria e si vede tipo così. Poi ti indica il fuoco e ti dice... Il fuoco? Troll fuoco?
Vuole che lo spendiamo o che lo spaventiamo fuori? No! No, questo è quello che cuciniamo! Sta cercando di farti capire. Potrei farti fare una prova di indovinelli per vedere se lo capisci o no. Ho pietà di te, te lo dico. Ti sta cercando di farti capire che i troll temono il fuoco parecchio, quindi potresti utilizzarlo. Sì, però vado a cacciare. Che problema c'è? Okay. Sono cacciatore. Mostra bene. A me sembra un'idea terribile. Non dico proprio con l'aria così. Mastro Belli, lei non è che ha ancora un paio di quelle trappole? Comunque, il troll si è fatto un momento da parte e puoi passarli a fianco. Sì, ma è quello non che farò. Ti dico gratuitamente, non hai fatto un altro, ma te lo dico, non ti trasmette una gran sicurezza passarli a fianco. No, ma infatti, io che guardo, ma Strubelli ce l'ha ancora un paio di quelle trappole. Non addosso a me. È nel carretto. E il carro è con noi? E Penny, ho delle trappole? Di tutte quelle che aveva fabbricato, dico. Che io non avevo un inventario, non me lo sono segnato, cioè... Sì, ma ce le hai sul carro, va bene. E il carro dov'è? Fuori, ovviamente. No, col cazzo c'è tutto il cibo. Io ho fatto entrare prima il carro e poi la donna partoriente. Ma poi appunto, scusa, non devi andare a cacciare, prendi del cibo dal carro. Non hai capito. Non hai capito la mia idea. Prendo le tagliole dal carro. Ci penso io, che sarà mai? Se no non mi chiamerei Mastro Barleyman, Mastro Cacione, cacciatore, volevo dire cacciatore. Esco fuori. Ma non era dentro il carro? Esatto, prendo le trappole, esco le trappole, fuori. Dici. Io sospetto che il troll mi voglia inseguire e mangiare dove non c'è il fuoco. Quindi appena esco, mi subito tipo giro per infrattarmi un pochettino e apro le tagliole e me le lascio dietro. Sei proprio... Vado, ci penso allora, io! Quando ci penso io! Quando li passi a fianco per uscire... Ti senti uno sguardo cattivo addosso. Ma io lo so che mi inseguirà adesso. E ci sarà un Barleyman nella notte che correrà. Dovrebbe inseguire te e lasciare tre di noi nella sua. Perché dentro perché c'è il fuoco. Fuori no. Ma lui in era realtà, fuori senti... dalla grotta. Non avevo capito questo. Ok. Tu esci? Sì. Quando esci? Sì. Voi che siete rimasti dentro... Vedete che il troll si gira verso di voi, annusa l'aria. C'è quella strana dice, imbarazzo del... Qui c'è cibo. No. Annusa l'aria e lo ripete. E indica oltre il fuoco. Questo cibo è avvelenato. Sta indicando il carretto o sta indicando la Ranger? No, sta indicando il carro. Tu... giusto, è vero. Guarda le due hobbit e dice: che cosa siete voi? Raga, è il momento. Chi ha indovinelli alto? Perché qui, raga, ce lo teniamo fino al mattino. Ce lo non tiriamo tutti i troll diventano pietra, non tutti. Io alla luce l'ho... diretta, se non è un troll particolare... Non tutti. Io ce l'ho favorito e con due dadi. Io credo, fammi vedere, credo di averne tre di dadi su indovinelli. Indovinelli tre. Però non è favorito. Ale? Io ne ho tre, ma non è favorito. Oh. Cioè, siamo tutti più gli indovinelli. Aspetta. Io ho due. Cioè, nessuno sa che c'erano secondo tutti gli indovinelli. Ragazzi, le gare di... Vi prego, facciamo il mega torneone di indovinelli per tirare scemo il troll. Ma l'indovinello è per fargli capire che diavolo siamo noi. Però io non li so fare. E perché non li fa gli indovinelli? Poco dopo che ha rivolto questa domanda, guarda verso Bailey e dice... Sono nani senza barba. Oh, piano. Com'è possibile? Comunque, cibo, portami il cibo, no, là. Io ti darò il cibo se mi batti la gara.
Fammi una prova di convincere. Sei stato. No, non fallisco. Ho zero. Potresti sempre fare. Sai chi è bravo negli indovinelli? Si sporge. Chi è bravo a convincere? Comunque, Barliman, tu dopo un po' che sei uscito. Sono in mezzo e faccio qualcosa a cazzo. Se... trovo. Se vuoi puoi cacciare. Se no, puoi tornare in. Cioè, puoi fare quello che vuoi. Sì, io caccio. Nel frattempo decidi. Puoi prenderla alle spalle. Si fa cosa lì dentro. Ma come mi sarò alzata. Come faccio a prenderla alle spalle? Non ci arrivo alle sue spalle. Mentre loro sono. Allora fai come ho preso io. Esatto, mentre sono distratte, stanno parlando col troll. Sì. Io sono un po' risentita comunque. Per essere stata abbandonata qui? No, per essere stata ammazzolata di botte. Mi ha fatto male. Quindi, visto che non si sta curando, sì, mi avvicino al fuoco. Sì. Intingo la freccia e gliela punto. Allora, la ma scusa, ma noi stavamo facendo tutto per evitare la punta. Non ci voglio parlare con uno che mi prende ammazzate. E non mi sembra delle tue doti di cacciatore, per me sei scappato, perché sei così. Ma non, è... non scapperei mai, Ale. Ale, non scapperei mai. Ho lasciato il carretto col cibo dentro. Non andrei mai via. Ha paura del fuoco. Ale. Ma una freccia non la puoi fare. Non ci sei. Ale, beh, intingi la freccia nel fuoco dopo averci girato attorno magari un... vabbè. Per farle prendere fuoco. E? Che faccio? Non mi piace come ti sei comportato. Allontanati. E gliela tiro su, vicino ai piedi. Ah, gliela scocchi? Vicino ai piedi, sì. Vedi che per un momento sembra non essersi neanche accorto perché stava parlando con Bailey. Appena vede la freccia fa subito, striscia subito un po' indietro e riafferra la sua clava. Cosa siete voi due? Capisci che l'unico motivo per cui non vi ha ancora ridotti in poltiglia è perché è incuriosito. Vorrei fargli un indovinello per fargli capire cosa siamo, ma se vuoi che io faccia davvero l'indovinello, allora... No, 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 basta che tiri. Indovinelli si usa però per tipo rispondere a una domanda senza dire niente di concreto. Oppure per perdere tempo. Per fargli è cose. Esattamente per quello che voglio fare. Voglio descrivergli cosa sono gli hobbit senza dirgli cosa sono gli hobbit. Io intanto posso fare la mia prova di caccia o la faccio dopo? Fai pure la prova di caccia. Allora. Ma già mi si è allontanato un po', va bene. Io, ah no, scusa, ho tolto il punto a te e lo uso. Lo sai io. Che se scendi ancora un po' qui marca molto male. Sì, sì, finirò nell'ombra. 11, ho fallito. Allora, ti ci vuole un po' di tempo. Prendi un topo. No, prendi qualcosa, magari un piccolo roditore, però chiaramente nulla che tu pensi possa soddisfare l'appetito di un troll. Dai, davvero? Comunque capisci che questo dopo non ci sprechi molto tempo, più che altro perché sei anche preoccupato per i tuoi compagni, quindi dopo un po' decidi di tornare indietro. Oppure prendo il roditore e faccio... Altro, Vabbè, facciamo che per stasera la tua volta buona, lo lascio libero. Lasci libero un roditore. Ok. Sara ha fatto 24 per il suo test di indovinelli. Ok. Beh, comincia a dirgli: io sono sotto colle e sopra i colli e sotto i colli ho camminato. Mi chiamano Cavalcabarini. Cavalcabarini. Questo sì che è interessante. E comincia a percurarlo così, no? Tipo con queste definizioni. C'è molto meno carisma perché non è un drago. Ma allora che cosa siete? No? Scusate perché non capisco che dalle mie parti non ci siete. Vedi che è lui burino, me l'hanno non sembra seguirti molto nel tuo ragionamento. A un certo punto lo vedi tipo così. Non ho capito. Siete dei vermi? Probabilmente l'unica cosa che ho capito è che vivete in case fatte tipo nelle colline. Quindi siete dei vermi? Assolutamente strisciate. No. Siete buoni come i vermi? O come i serpenti? Stufato di serpente. Che palle trovare abbastanza serpenti per farci uno stufato.
Scusa, se si vuole perculare brutalmente uno, ci sono comunque indovinelli o qualcos'altro? A indovinelli, se lo vuoi prendere in giro però girandoci attorno. Io provo a convincerlo, no, e sono, gli dico sono esattamente come serpenti. In realtà gli hobbit sono giovani draghi e se ne mangi uno arriverà il drago adulto che si dovrà vendicare. Per questo vivono lì sulla terra. Poi man mano mettono le scaglie. Ok, è indovinelli. Sì. Però. No, però. No, 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 però c'è è scritto. Perché non è vabbè. Dovrei anche togliere dei D6 perché sono chiaramente non dei draghi, ma va bene. Non fate i draghi, fate draghi, Malva, fai la draga. Potete aiutare Fede? Potete aiutare Fede in questa idea folle facendo le cose che fanno secondo voi i draghi. Sì, peccato che ho tirato uno, quindi è un'idea folle. Ho fatto 13 su 15. Fermo! E a parte che dovevi chiedere prima se voleva usare Speranza. Ma no, voi dovevate muovervi, mica devo farlo io. Niente. No, non te, sta parlando Fede. Di Fede. Ah. Beh, qualcuno mi vuole dare Speranza retroattiva? Dai, dai. Quanto ne hai tu? Io ho 8 di speranza. Io sono a 6, sto finito. Te la do io. Ah, okay. Tenete anche d'occhio quanti punti ombra avete, attenzione. Ragazzi. Non preoccuparti. Non ce li ho. 0. 1. Perché io ne ho 1? Avrei fallito un tiro. Gli do un punto speranza. Lo aiuto sia con indovinelli e sia per il fatto che con ho sapienza d'ombra e magari Bilbo nei suoi racconti mi ha raccontato qualcosa. Io la imito. Un 19 com'è Fede? Ce l'hai fatta? Aspetta, devo tirare un altro dato. Così diventa, sì, decisamente. Lo picchio con le braci, magari, sai. E con altri due sei. Allora, quello che ti... Malva, quello che ti ricordi, che ti ha raccontato Bilbo, in realtà è che i draghi sono astuti, sudolamente malvagi, però sono anche incuriosano, una sorta di curiosità sadica per le cose che non conoscono, e non, ne conoscono tantissime, non ne conoscono assai poche. Ti prego. Quindi cominci a... Malva, un controinterrogatorio. Cominciate. Cosa? Gli fai un controinterrogatorio. E tu sì, invece cosa sei? Cosa sei? Cominci ad aggirarti attorno al fuoco facendo delle movenze strane, delle facce strane. Non so se Salvia vuoi imitare. Io la imito assolutamente. Grande maestra. È tipo un duo K-pop. Sì. La legge ha visto così che ha fatto un pazzo. Ha preso lì da mangiare e intanto il cane sta lavando la sala e ho più draghi a fare i retti intorno al fuoco. Allora io mi sto molto gli possiamo pentendo, dare dell'altra erba pipa battimento, mi sto molto pentendo comunque tu l'hai questa permesso. Sorta di pantomima bizzarra che Arin cioè davvero Arin è lì che pensa non funzionerà mai. Il troll che è lì così? È molto bravo Bernie a fare il troll, posso sì. dirlo? A un certo punto molla la mazza, si allontana, esce dalla caverna e se ne va. Ma tra l'altro ci ha mollato l'arma? La cava sulla testa, che è un tronco d'albero. E quindi c'ha sulle trappole. In quel momento Barryman... Tu che stavi per tornare, no? Con il topo dicendo io, no, non mi sa che ti lascio libero perché cosa ci facciamo con te? Neanche ti sente. Vale, ma tu che stai tornando affranto per non aver trovato nulla, vedi il troll che esce dalla caverna, se ne va. In quale direzione? Perché c'è una direzione in cui ci sono delle tagliole. Ci sono delle cazzo attorno a voi, non ti preoccupare. No, ci sono le mie tagliole. Le trappole che io non è la direzione in cui sei andato tu. Se ne va nella notte. Puoi recuperare le tagliole. E questo è quanto. Quindi puoi rientrare. Io rientro sulla taverna con il topo. Con il topo guardando. Beh, in così. Siete vivi. Sono dei draghi. Io guardo il topo. Ho cacciato. Beh,
potete arrostire il topo. No, lo lascio libero, lo lascio libero. Faccio, no, abbiamo tanto cibo sul carretto, e lo lascio libero. E tutto questo è stato burocrazia, no, di avarizia. Non gli volevamo dare il nostro cibo. Perché non gli abbiamo dato il cibo? Perché nessuno di noi sa cacciare, e quindi se dobbiamo cacciare nelle terre selvagge per recuperare il cibo, siamo l'episodio così. Comunque era sicura. Dentro la caverna non c'è niente di pericoloso. Ari, a un certo punto, mentre voi siete lì che parlate, mentre vi stanno raccontando, dice, beh, di questa impresa sicuramente ne verrà fatta più di una canzone. Dipende da chi ne parla. Ma che generi di canzone. Comunque, il mattino non arriva così veloce come vi aspettereste. Coloriamo un po' con queste narrazioni. Oh, il sole! Riposate a turno. E vi potete rimettere in viaggio. Oh, le tagliole! Vado a recuperare le tagliole! Non appena uscite dalla caverna... Tagliole piene così di cinghiali? No. Respirate l'aria fresca del mattino, vi guardate attorno e vedete in lontananza, verso est... Un enorme cavallo nero che ci ha trovato. Una figura... incappucciata, umanoide, seduta su un enorme macigno che sembra stia fumando una pipa. È lontana. Cappucciata, ha per caso un grande cappello? Ha un grande cappello. Siete un troll? Sì. Ha ammesso di essere un troll. E voi siete draghi? Beh, loro due sì. Piccola guerritissima e soprattutto per quello che ha combinato Salvi, io ci credo. Ha per caso le vesti grigie, giusto così per chiedere. Le vesti non sono grigie. Ok. E sono nere. Vuole per caso del pane fritto con uova? Cosa fate? Io sto offrendo la colazione. Sì, ma a 7 km di distanza non è buona cosa. Ha detto, vuole dei... Ah, ma ci ha risposto? No, non vi ha risposto. Ma perché? Pensavo... Era una finzione. Sarà Gandalf, dato che installano tutte queste cose. Beh, ma è seduto su un masso che già prima c'era o si è seduto sul troll, praticamente? No, è seduto su un ammasso roccioso. Deve essere il culo del troll. Ci avviciniamo? Non sembra pericoloso guardarlo. Portiamo anche il carretto, tanto dobbiamo tirarlo fuori dalla grotta, no? Sì, allora faccio sì. Le manovre. Riprendiamo faccio la marcia e diriamoci. Una di quei due che ha gli occhi ben attenti, magari deve qualche scrutare, dettaglio. Ma serve fare scrutare? Potete fare scrutare, sì. Hai anche l'occhio di falco, tu? Sì. Se spende, e anche l'occhio di Sauron. Se spende il punto. Non lo spendo, però. Vai, comunque sei però se vuoi ti do una mano perché sono curiosa. Ma non spendere i punti speranza. Io non la spenderei per ora. Va bene, non lo spendo, vai pure. Ah sì, effettivamente. Minchia, 26 con 12, il 12 e il 6. Lo che Salvi lo guarda fa, io so chi è, conosco anche è il suo team. È chiaramente un umanoide. Te ne accorgi perché nel momento in cui... Si gira verso un lato, piegandosi verso il basso, facendo qualcosa, non hai ben capito cosa, vedi che ha il volto umano. Hai fatto inoltre anche un 6, quindi ti viene in mente che, anzi, hai visto con chi ha parlato? Un topolino. Ah, oh. Allora è e, allora, tutti gli stregoni possono parlare con gli animali. Quindi la mia seconda idea che era fare, per fortuna non l'ho fatta. No. E beh, mi viene in mente che chiaramente potrebbe essere un ramico, pazzo! Un elfo potrebbe un pazzo! Essere. Gli elfi parlano sovente con gli animali. Un pazzo. O, mi sembra sempre probabile, uno stregone. Un pazzo. E gli stregoni sono buoni come ma perché nessuno considera la possibilità che sia solo un matto che parla coi topi?
Ma perché non è divertente? Hai appena visto cosa abbiamo fatto per far scappare un troll? Chi è il vero Marco? Effettivamente vuoi dare del pazzo delle persone? La vostra è un'ottima argomentazione. Ed effettivamente... Sì. Gli offriremo qualcosa. Cosa fate? Ci avviciniamo. Avviciniamoci. Vi avvicinate. Sì, però voglio derapare quando ci arriviamo. Perché? Col carretto trainato da cosa? Non c'è bisogno di un motivo per derapare. Del ranzino. No, cioè arrivo, faccio... E tra l'altro derapare, immagino che Arin sia sul carro. Quindi vola per terra, rotola, sbatte la testa contro il masso, muore. No. Bravi. È quel caso. Missione fallita, ricarica. No! No, non c'è ricarica. Comunque vi avvicinate e... praticamente quasi quando cominciate a incamminarvi, lui si gira proprio platealmente verso di voi, tipo sei così fa, così, mi guarda. Sulla stile modello, sulla passerella, cioè... Come giurante. Non vorrei rifare, ma c'ho il collo incriccato di schiena. Ha delle fattezze bizzarre, lo definireste bitorzoluto. È molto rustico. È molto rustico, sì. Tra rustici. Non credo che esista un elfo di esistenza di tutto assoluto. No. Okay. Quando siete abbastanza vicini, vi saluta. Calorosamente agita la mano in vostra direzione. Vedete che il topo adesso è sulla sua spalla. Noi l'abbiamo visto quel topo? Ce l'avevi... Sì, sono arrivato davanti alla grotta con il topo dicendo è la mia caccia. È stata la mia caccia. Poi lo lascio andare. È quel topo? È un topo. Allora, l'unico che lo può identificare sono io. Lo so, è che io lo sto immaginando tutto un po' cartone animato. E i topi nei cartoni animati sono più specifici. No, questo è un topo, punto. Io lo guardo. È il piccolo Fitzburg. Si chiama Ferdinand, comunque. Quando Ferdinand. Quando abbastanza vi salute. Salve! E vedete lì che... Ehi là! Non è chiaramente Gandalf. Va bene, grazie. Secondo me dovevamo impoderare, se Gandalf fa far culo e ci andavamo. Ferdinand qui mi stava raccontando che qualcuno lo ha disturbato mentre raccoglieva cibo per la sua famiglia, ma poi è stato rilasciato. Siete stati voi? Io. Dovreste avere più cura delle cose che camminano e che strisciano. Sì. Ma non vi curate se non per paura di quegli zappetti pelosi nelle foreste. E vedete che per un momento ha un tremore. È il cimurro. Ah. È in astinenza, signore? Ha bisogno o di forse qualcosa. La rabbia. Cosa vuol dire? Beh, no. Cosa posso fare per voi? Quella roba che sto fumando deve essere buona. A proposito. Pensi che siete voi? Guardate anche voi, perché è tutta la mattina che ci rifletto e non riesco a capire. Vi indica... prendete la zona di terreno davanti a sé che potrebbe essere per un raggio di una decina di metri, forse anche di più, è come se avesse un avvallamento, quindi la pianura non procede dritta, come una sorta di avvallamento, come se qualcuno avesse scavato e poi si fosse fermato, quindi il terreno è tipo tutto irregolare. Ma il terreno ha ceduto o qualcuno ha scavato? E non lo sapresti dire. Sembra, guardandolo vi sembra che qualcuno abbia scavato. Lui guarda e dice: io non capisco, non ho mai visto una cosa del genere qui, in queste terre. Ferdinand mi stava dicendo che il terreno non ha questo comportamento così rude e ignominioso. Rude. Voi sapete qualcosa di come si comporta il terreno da queste parti? Non so cosa vuol dire ignominioso, signore. Io conosco il terreno della contea, e il terreno della contea non si comporta. Ah, la contea! Non sono mai stato nella contea. Peccato, è proprio un bel posto. Tranne per gli animali, per i maiali. Beh, io sono abituato alle montagne, quindi direi che è una frana sotterranea. Una frana sotterranea? Secondo me è il troll che si è seduto con il suo culo grosso. Allora ho esaurito il mio compito.
Vedete cosa? Che si alza in piedi, scende dal masto. Quale compito? Scusate, ma voi chi siete? Voi chi siete? Ma poi il vostro compito è guardare le buche? Ma no, siete un proto-boomer? Ero in altre faccende affaccendato con i miei conigli, i miei animali. È pazzo. Ed è arrivato da me Gandalf il Grigio e mi ha detto: dai un'occhiata a queste strane conformazioni mentre io mi dirigo verso nord. Ma voi... Beh, ho dato un'occhiata. Siete... Sono dei conigli, abbiamo capito che devo essere misterioso. Beh, il suo nome... Oh, io sono Radagast. Ah! Quelli che, quelli che toglie il cappello, rivelando un grumo di capelli non lavati da secoli, probabilmente, fa una specie di inchino assolutamente elegante e poi riprende il suo confabulario e dice: beh, gli uccelli, i roditori... tutti tranne gli animali che zampettano pelosi, quelli no. Mi hanno riferito che, insomma, è un bizzarro comportamento del terreno. Gli animali che zampettano pelosi? Cosa? I ragni? Appena nomini i ragni, vedi che si guarda attorno, tira sul bastone. Ragni? Dove? No, no, non ne ho visti. Ah. Oh. E da quanto tempo il terreno si comporta in modo così anomalo? Non lo so. Non so da quanto i terreni sono diventati scortesi. Io, tanto scusate, da presentarsi in questo stato. Scusate, credo di non... Scendo giù dal carretto, entro nell'avvallamento, mi guardo attorno, tipo... Ma cosa ti sta? Fatemi una prova di indovinelli. Ok. Anzi. No, indovinelli va bene. Sì, indovinelli, indovinelli. Ma dobbiamo farla tutti? No, uno di voi. Ah. Vuoi farla tu, Fede? Comunque, Padmant ha ragione, è palesemente Sauron. Adesso arriva Galadriel. Ok, io ho 2 dadi da 12 più 2 di 6. Volete dare una mano? È il punto che avrei speso prima, se vuoi dare una mano. Ma sì. Però poi sono un po' accorto. Ma io lo scrivo anch'io, e uno in più perché sono astuto. Avrebbero posso su questo parlamento in un modo o nell'altro. Devi spendere speranza. Mi sembra uno spreco molto alto per 23. Con un 6. Allora, capisci immediatamente che Radagast ovviamente non è pazzo. Parla in modo criptico e metaforico. Appena capisci quali sono i suoi punti di riferimento, cominci subito a parlare di piante, della scortesia dei rami degli alberi senza foglie. Cominci a ficcare dentro la conversazione queste affermazioni pittoresche e in realtà ti accorgi che ti intendi benissimo con lui. Mentre Bardivan continua a sapere. Non so di cosa stia parlando, però parla. Cioè, è come allora, il gorilla, tu stai imitando il gorilla. Esatto. Adesso sei amico del gorilla. Quello che capisci è che lui è stato incaricato da Gandalf il Grigio di dare un'occhiata a questi strani perché avalli avallamenti del terreno. Ti dice che non l'ha chiesto. L'ultima volta che io ho sentito parlare di un terreno che è ceduto, che ho fatto, era una trappola dei goblin e quindi erano i cavalli sotterranei. Io ci sto saltellando sopra, eh. Sì, sì, è terreno, è pieno. Okay. Soraki, Barliman, ma le lettere per Maghi valgono sempre un soldino? Almeno due. Ah, posso provare a chiedergli se vuole spedire una lettera, magari a Gandalf. Ma in questa zona sono comuni i troll? Eh sì. Quindi non sarebbe neanche strano se fosse un troll che si siede sul terreno. Beh, dovrebbe essere un troll molto molto grosso e pesante. E più il terreno sembra grosso. Tipo, sembra smosso, ma nel no, senso che il troll i troll possono essere alti tra i 3 e i 5 metri, però questo è un diametro di 10. Sembra siamo su un'altra taglia proprio. Sembra che il terreno sia smosso perché qualcosa è stato tirato fuori. O qualcosa l'ha colpito. In realtà, quando lo esamini meglio, capisci che si trova in questo stato da un po'. Quindi non sapresti dire con precisione, cioè ci avrà piovuto sopra, eccetera, quindi non riesci a capirlo bene. Ma è un segno isolato oppure ci sono altri segni
come se questa, che voi vediate in questa zona è l'unico. Ragazzi, ma stiamo parlando col pazzo, è chiaro. No, ma scusa, signor Radagast, lei che sa parlare con gli animali. Sì. E non ha chiesto a loro che erano già qui? Vi stavo giusto raccontando, prima che il vostro amico calpestasse questo terreno, che insomma, capisco, è stato scortese presentarsi in questo modo, però addirittura mettergli i piedi in faccia non mi sembra molto cortese. Non capisco dov'è il problema, mi sembra normalissimo. Sì, dice, ho interrogato, ho chiesto ai miei amici che vivono qui vicino, ne parla come se fossero dei parenti, ma non mi hanno saputo dire non hanno visto successo. Quando è successo. Ah, tenete conto che non è che gli animali ne sappiano. Non è che conversino come delle persone normali, sono un po' più semplici come creature. Capito, ma anche solo sapere se è successo 2 settimane fa all'improvviso, grande fuoco, sì, grande luce. Sì, all'improvviso, all'improvviso. Ho capito, signor Radagast, però allora glielo dobbiamo tirare fuori noi una alla volta le informazioni, che cavolo. Ok, qui ne vediamo solo uno di questi strani avvallamenti, ma Gandalf non ha detto di controllare gli avvallamenti, non l'avvallamento, quindi ce ne saranno altri, giusto? Ah sì, sto aspettando che i tordi tornino a riferirmi dove. Io sono... Quando sono partiti i tordi? Vedi che ci pensa. Ci pensa. Sono tornato. È un po' che non torna. Io mi guardo fra il fianco e faccio: vabbè, lasciamo gli avvallamenti a questo signore. Spero e noi ce ne abbiamo. Spero che abbiano capito che cosa sto cercando. Possiamo lasciare gli avvallamenti a questo signore appassionato di avvallamenti e ma noi Gandalf ce ne andiamo via. Ma gliel'ha detto Gandalf. Ma noi Gandalf lo conosciamo, è venuto alla contea. Sì, però ne parla molto bene. Ma il signor Gandalf, scusate, io mi chino verso il signor Gandalf ha mandato questo uomo a guardare le buche. È chiaro che non è che ci conti tantissimo su di lui. Ma soprattutto insomma, fatto, ha chiesto l'aiuto di un grande stregone. Ma chi? Ma che cos'è Mitra? Quale Mitra? Il grande stregone, perché ovviamente si fidava di lui, cioè non poteva sapere la mia faccia. Fede, la faccia. Sì. Stai parlando letteralmente fuori da... Comunque, a titolo di background, vi dico che Radagast è riconosciuto come uno stregone con controfitto. Appunto, dovrebbe essere in grado di gestire aspetta. Aspetta. Abrea Gandalf è considerato un povero coglione. Radagast non so neanche chi è. È il gradino sotto proprio. È il matto del villaggio che abita nella foresta. Cioè, il matto della foresta. Ma noi siamo ancora nella zona di Annumina, quindi? No. Voi avete. Parecchio. Voi state costeggiando verso sud il brandino. Io mi appoggio al carretto. E lei non ha voglia di partorire, così giusto per dare una ventata di novità alla giornata. Beh no, però Ari dice, beh ora però che la guardo meglio, effettivamente questo avvallamento è un po' strano. Voglio qualcosa che ci sia appoggiato sopra? No, scavato, ha detto. Però scavato non si sa da dove. Sono stati alcuni degli amici di sabbia che hanno seppellito qualcosa. A un certo punto vedi che Radagast, vedete che Radagast ha come una sorta di illuminazione, dice, ma no, è la droga. Ma certo, ci sono quelle bestie orribili, come si chiamano, quei lupi oscuri, i warg, ecco, quelle bestie orribili che loro scavano prima di defecare. Probabilmente qui è un bagno pubblico per warg. Possiamo ripartire? Però effettivamente no, io sono già tornato degli orchi più su, quindi potrebbe essere, visto che Malva, per l'amor del dei cieli, tutti quanti, non dare corda al povero pazzo. Le impronte nel terreno corrispondono, potrebbe essere, non dire. Ci sono impronte, ci sono impronte, sono in questo momento ci sono le impronte di Barley. Gli animali non hanno lottato dei warg che vanno a spasso per questi boschi, ma qui boschi non ce ne sono.
Come non ce ne sono? Cosa c'è qui? Siamo nel mezzo del cazzo di nulla. Ma c'era una grotta. Sì. Nel terreno. Cioè noi ci siamo infilati. Ma perché ci siamo infilati in quella grotta? Senti, era buio e sembrava un posto al riparo. Ma era nel terreno. Cioè come ci abbiamo fatto le camere? Io vivo nel terreno. Beh. Casa mia è un po' più carina, però. Beh, grazie, di sicuro arredata sarebbe stata meglio, però. Non è come uno schifoso buco troll. È un buco certo. Raga, stia zitto lei. Per favore, ci lasci discutere. Allora, lasciamo il matto che parla degli avvallamenti e ce ne andiamo? In ogni caso, dice Radagast, dove siete diretti? A Perea. Iare! Che ci segue? Vedete che fa uno strano suono con la bocca? Tipo... No. E per stasera è tutto. Ci vediamo alla prossima. Non mi sono saputo attendere. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille per averci seguito. Radagast, il pirla. Abbiamo trovato. Scusate. Fa un fischio con la bocca. Meno male, perché se lo facesse con qualcos'altro sarebbe preoccupante. Io ti stavo pure guardando un web. Scusate, fa un fischio, vedete che un volatile si posa sulla spalla di... È un tordo? Cazzo, si posa sulla spalla di Barniman. Lo picchio. Ragazzi, no. Dice, siate gentili, se vedete qualche altro... terreno che si comporta male ed è scortese, fatemelo sapere tramite, boh, ditemi un nome per un tordo. Tardo il tordo. Fatemelo sapere tramite Tardo il tordo. Quindi ci seguirà adesso? Sì. E avremo... Lo prendo. È sulla tua spalla. Adesso sulla... Lo prendo e gli faccio... Diventeremo amicissimi. Salvia, non ci arrivi. Ne avremo una testa. Cioè, fammi la testa per leggere con la sua volontà. Il tordo sta cacciare. Dice, ne volete una testa? Ne avrò altri. Lo sa... che se mi pega sull'armatura avrà un problema. Perché? Ne avete solo uno e lo fate bastare. Ma come, non le ha appena richiamato? No, non le ha richiamati, deve assolutamente andare in mano. La sua è la magia. Non le ha richiamato, era la magia. Possiamo andarci? È stato peggiore del troll come conto. Ci ha fatto più danni a Rado. Io mi giro verso la donna. Finché stia partorendo, così ce ne andiamo. Oddio, le donne, ho fatto le acque. Dobbiamo andare, signor Radagast, tante care cose. Ci arriveremo dopo. Belli, prova di viaggio, forza. Ancora. Io sto finito la speranza, quindi. E anche noi. Io non l'ho mai avuta. Quindi viaggio avevo 3. Allora. C'è il viaggio più lungo della storia. Sinceramente. Comunque credo che la puntata si chiamerà Avvallamenti. Non il tordo tardo. Cioè, aspetta, Radagast ha creato Twitter. Esatto. Ho tirato male, però mi sa che sarà un viaggio molto negativo. Cioè, hai tirato uno?
ho tirato 4. Guarda che l'ultima volta hai tirato. No, aspetta, che non mi ha tirato. Uno. Ho tirato in 3 di 6. Tirato, infatti. Perché ho scritto 3 più di 6. Aspetta, faccio l'intero. No, devi ritirare perché è sballato. Ok. Rollo, quindi un di 12. Anche perché non ti ha tirato un di 12. Ha tirato il di 6 in modo che ha fatto 3 più 1, 4. Ok. Ho fatto 12 e 19 lo supero. Ho fatto 12 e è successo automatico. È successo automatico, ma non ti dà successi extra. Ok. Esatto. Allora, il resto del viaggio va tranquillo. Nel giro di un giorno arrivate al ponte sul Brandivino, quindi prendete la Grande Via Est. Quindi abbiamo attraversato il Bradivino. Ma ci sono abballamenti? A questo punto sì. Siamo, sì, no. Siamo però, sulla Grande Via. Però fate un altro paio di giorni di cammino e arrivate in vista in lontananza di fumo che sale. Brea. Va a fuoco? No. No, è la sua situazione standard. Allora, io non tiro più altri eventi. Grazie. Abbiamo assistito a scene imbarazzanti sufficienti. Ah, non vi ho dato dei punti delle fatiche. Avete 4 fatiche in più. Perché? Cosa? Per i 2 eventi che avete fatto. Perché? No, ma scusa, in che modo il troll ci ha dato fatica? Beh, a me mi ha dato una trambata. Vabbè, il troll posso capire. No, ma gli avvallamenti questa... come ci hanno fatto? No, non gli avvallamenti. Prima di arrivare al troll avete fatto un'altra prova degli anni. E la tizia che ci ha faticato? I punti fa... Non è che è la tizia, è tutto il viaggio che vi ha faticato. E il tempo trascorso nel viaggio sono 4 giorni, 4 punti fatica. No, se viaggiavamo più rapidamente magari ci stancavamo di più perché il mattino successivo quando vi mettete in viaggio fate un bel po' di strada e vedete che più o meno è sempre in vista ma è lontano, c'è una ci sono delle colline, sì, che cominciano a essere, sembrerebbe essere una sorta di qualche collina solitaria che fa parte delle colline vento, però. E vedete che sul fianco di una di queste colline c'è come se qualcuno avesse proprio grattato, scavato, cose di più. Ma è più fresco di quello che avevo visto? No, non sembra più fresco. Io guardo il tordo, anzi guardo tarda il tordo. Non è tardo il tordo. Tardo il tordo, guardo tardo il tordo e faccio... l'abbiamo vista. Devi poi tornare dal tuo... Sono degli uccelli messaggeri, gli dici quello che vuoi che riferisca il loro. Ah, ma visto che sei il più esperto di caccia e che noi li abbiamo già cacciati i warg, non è il caso che gli dia un'occhiata? Non sono warg. Ma non l'hai guardato, l'hai solo detto. Mi giro, è furba. Non sono warg. Va bene, guarderò se sono warg. Scendo giù, mi do molte arie, sei tipo... Sì? E poi lancio il mio D12 più un D6. Ok. Ragazzi, se non faccio 12 non passo la prova. Ma cosa stai facendo? Analizzare con caccia se sono tracce di warg. Se ci sono... Puoi fare anche scrutare, se vuoi. Posso fare scrutare? Dai. Posso fare scrutare? Non sì. È scrutare, vero? No, no, sono... In realtà sono... Aspetta. Questa è salvia. Io sono brava a scrutare. Cosa faccio un schifo uguale? Posso scrutare per te. Ma io ho frutato... Ma... Sai, vai. Posso scrutare per vai, te? Vai, scruti lei. Scruti posso lei. Ma posso scruti. Scrutare? Cosa? Dai, dai. Ah, ok, tiene 9. Tiene 9 più 10, 19. Passato. È traccia allora, di warg? No. Cosa vi avevo detto? Non ti sembra, però trovate il cadavere di un orco non molto distante. Ma come? Così, a caso? È stato chiaramente... Non avete fatto di 6, ma ve lo dico lo stesso, perché sono buono. È stato chiaramente ammazzato a coltellate. Ma questo è Fallen!
Ma come? Ma è un marchio inconfondibile. Accoltellato. Viaggiando verso Brea con Benio, devono aver finito l'opera. Hanno ucciso tutti gli orchi che hanno incontrato. Ma accoltellate sulla schiena o sul... Un po' dappertutto. Cioè... Vabbè, cazzate a parte. Quindi... Il cadavere. Riesco a capire da quanto è cadavere? Parecchio tempo. Comunque Malva è la nostra coroner. Sì. Parecchissimo tempo. Ma... Quindi molto prima che noi ci recassimo da Numinas o... Le pugnalate multiple sul... Si chiamava Cesare quell'orco. Possono far pensare che si trattasse di tanti piccoli esseri che hanno aggredito l'orco. Perché chi è che combatte un orco col pugnale? Sì, potrebbe essere. Oddio. Quella ritiene l'ipotesi più probabile. Salvia, quindi tu stai ipotizzando che una compagnia circense di hobbit sia passata di qui e l'abbia accoltellata a morte? Goblin. Ma ci sono quei brutti segni che davano le lame degli orchi sul cadavere? Beh, sugli orchi non li danno. Giusto. Quindi non ci sono. No. Ma attorno però davano dei... Cioè, la terra attorno moriva. Ma sono morti, Vanna. Ma abbiamo trovato i warg che erano morti. Moriva. E ho detto che attorno la terra era corrotta. Beh, il sangue di orco l'aveva macchiato. Chiaramente questo orco si sta decomponendo. Cioè, adesso non è che dobbiamo scendere nei dettagli. Si sta decomponendo, i suoi fluidi sono colati. Poi, i dettagli. Sapete che prima di morire avrà sicuramente scorreggiato. Quindi, fiatelo, io guardo l'orco, faccio. Oh no! Comunque, andiamo a Brea. Allora, Tardo il tordo lo spedite? Sì, diciamo. Possiamo dire a Tardo che ci ritroverà sulla. No, va da Radagast e digli che. Abbiamo trovato un avvallamento e a abbiamo fianco trovato un avvallamento verso Brea. Gli mandiamo un messaggio fatto con i tuvidelli, così gli rendiamo pappa e focaccia. Mastro Beli, tu avevi una grande... Fermi, mi giro verso Tardo il tordo, portagli questo messaggio. Mastro Beli, vuoi scrivergli una missiva? Luca, appena fai... subito uno stormo di tordi si faccia addosso a te. Ok. Io mi guardo e faccio, io sono un mago, sono un mago, sì, la magia. Non vuoi lasciare una nota a Radagast? Mi sembravate intendere, magari è più chiaro, perché ha detto che i suoi amici animali sono più essenziali nella testa. Mastro Beli, io una lettera non gliela porto, abbiamo il tordo. Cioè, se disposto a mandare la lettera al signor Oscuro, poi non andate, comunque, gli diciamo, la terra è scortese, orco. L'orco è morto. E vicino abbiamo trovato un orco morto. Vicino a Brea. Morto, morto! Con tante pugnalate. Un orco immobile per le... Ragazzi, il tordo è un uccello, comunque. No, doveva scrivere una missiva. È un tordo, non è un gufo di Hogwarts, per favore. Allora, però fino a prova contraria, il mondo di turchi, i tordi parlano. Sì. Più o meno. Va bene. No, cosa che parla è favorito da tutti quanti, che il tordo va lì, dice colpicini. E io in questo qua invece si becca. Era un giro incoglionito. Beh, è tardo il tordo. Cioè, non è che può essere tutto così facile. Non era il becco più aguzzo dello stormo. Allora diciamo a Tardo di dire a Radagast avvallamento a Brea, orchi morti. Pugnalati. Ok. Orco morto. Singolare importante. Tordo, mi raccomando, il singolare qua, che se no... Uh-huh.
vuol dire che se avessimo scavato anche nell'altro Parlamento, ma noi non abbiamo scavato campi di battaglia. Però ma cosa campi di battaglia accaduti due settimane fa e soprattutto cilindrici? Cioè cilindrici. Chi è che si è pellicciuto l'orco? Ma scusami, orchi non ramigli. Io non so perché ho la sapienza d'ombra, in effetti, non te lo so dire, avrò letto, ne so, io ne so, ma senti, non può essere una sorta di tumulazione orchesca? No, che tu sappia, gli orchi non tumulano niente, nessuno, piuttosto si divorano a vicenda, ma non tutti. Sì, però nessuno andrebbe a tumulare il cadavere di un orco. Quindi perché nasconderlo? Non è nascosto, non è tumulato. È semplicemente a fianco dell'avvallamento lì morto. Ah, è a fianco all'avvallamento? Sì. Sì, non immediatamente di fianco, una decina di metri. L'avvallamento potrebbe essere stato scavato con gli stessi pugnali. Brea è lì! Per favore, Brea è lì! Oh! Pugnali, ma se fossero artigli? Ma cazzo, non lo sono! Abbiamo già controllato! Oh, adesso io. Allora, Barleyman risale sul carattere e dice: io vado! Ciao! Dobbiamo risolvere questo caso. Ma è una ranger, ne avrà visti di cadaveri. Va bene, scarico la ranger nell'avvallamento. Ma la tua missione non può essere compiuta. Allora, io ho detto, questa cosa non la posso fare. Prendi una pala, da qualche parte ci sarà una pala, grazie che non la compri, metto a scavare l'avvallamento. Ok, quanto tempo vuoi scavare? 3 ore, più di 3 ore del mio tempo non è impegnato. Io sono a Brea, al puledro impennato che mi sto facendo una birra. Ok, chi si attarda con Fede a scavare? Io porto la missione a casa. È incredibile come io metta degli elementi scenici e voi... Bellissimo. Aspetta, come loro, perché io... Ma quindi era solo un elemento scenico. Sei un nano, mi fai una prova di atletica, per favore? Sto bevendo una birra al puledro impennato. Atletica quanto... non solo mi scusi bene, ma ho un valore basso da battere. Potresti usare dei punti speranza. Beh, io non ho capito se oggi volevamo concludere o meno. Oggi la conclusione delle ombre di Annuminas. La compagnia breve, ragazzi, non vi preoccupate, tra poco c'è. L'ombra di Annuminas la concludiamo oggi, perché portiamo la donna in salvo. E tra l'altro, sai chi fa il kill? Non il kill stealer, ma il quest stealer. Ma siete davvero abbandonati a piedi così in mezzo al nulla? Allora, abbiamo una donna incinta, siamo vicini a Brea, cosa volete fare? Scavare nell'avvallamento per 3 ore. Ma voi siete rimbambiti! Uso una valvia per lì così fare le cose, quindi... Ale, se tu vuoi dare vantaggio a Fede, dare di più a Fede, puoi usare Sapienza d'ombra. Sì, lo fa. Gli dai 2 dadi. Ok, ma altri 2 dadi? Mm-hmm. Okay. Ma la donna, come si chiama? Arin? Non è più lì con voi. Perché l'applicazione non ha risposto? Non voleva rimanere con noi. Roll. Ma me lo faceva comunque, vabbè. Ciao Alligator. Il resto del gruppo sta indagando su un avvallamento. Non sto scherzando. È un avvallamento. E quindi? Non riesco a inviare il tiro. L'applicazione non risponde. Vuoi che ti dico io quanti ce ne sono? Cioè, vuoi che te lo dico io? Senti, è un di 12 più 4 di 6. Un di 12 più 4 di 6. Invio del comando. Non mi sa che l'applicazione non ha risposto. Il boss si sta... Che succede? Aspetta. È arrivato. 10, 6, 4, 3, 2. Allora, Fede, sì. scavi di brutto. Abbiamo già fatto il turno, chi se ne frega.
scavi. E risveglia il flagello di Durin. Il flagello di... A un certo punto... la tua pala buca il terreno letteralmente e cadi. Ma fai neanche... Fammi parlare. Cadi per neanche un metro. Tutto c'è altro terreno. E davanti a te c'è una specie di conca. Oh, è un vermone gigante. Oh! È chiusa. È un vermone gigante. Piccolo cieco. Piccolo. Questo ti basta a ipotizzare che poteva essere una galleria. E quindi Mastro Peli aveva ragione dall'inizio. Sono dei goblin allora. Piccoli goblin che hanno pugnalato gli orchi a morte. Comunque, dopo questa sconvolgente notizia... Il cuore ormai è partito. Vedi proprio il prossimo regalo che farà sarà farsi da solo una maglia tipo quella all'uncinetto scritto avevo ragione. Uffa, non ci sono tardi in giro. Basta. E mi chiamo un torto. Però vedi la tua pennacchia non è come quella di Bernie. A Brea? Sì. E ti incontri con Benion alla locanda del puledro impennato. Master Benion, ho portato sua moglie. Abbiamo portato vostra moglie. E dove sono? Si sono fermati a scavare le buche. Okay. E guarda, io quella faccio, non me lo chiedo. ma credo che sia una roba loro razziale, se mi capisce. Hobbit, nani, vedono delle buche, vogliono scavare. Credo che sia il loro sangue. Se tu allora lo fai. Okay. Ma quella gatta è col culo all'aria. Comunque Benion ti ringrazia più e più volte. Perché mi ringrazia anche per gli altri. Per aver portato sua moglie, che adesso chiaramente se ne stanno prendendo cura. Come sta, tra l'altro? No. Abbiamo chiacchierato un sacco nell'ultimo percorso. Ha avuto un servizio di ostetricia e infermiera personale. E in quelle orette che loro e gli altri tre scavatori seriali... No. Fede ha scavato, noi stavamo lì a guardare. Ma guarda che non si scava mica così, nano. Non è che si scava così. Mi è arrivata più volte della terra in faccia. Scusa, dice Barleman con un boccale di birra, bello rilassato, che ha finito la missione con i piedi appoggiati uno sgabello e dentro loro pieni di terra, insozzati da morire di terra. Bene, arrivati con un paio di boccali di birra e sono... Se non che tu sei lì a parlare con Benion, cenate assieme. Comunque ci hai messo un bel po' per tornare. Non era sì, loro arriveranno. Siete arrivati a sera. Loro praticamente arrivano 2-3 ore dopo. E vi riconciliate con. Non avete bisogno di riconciliarvi. Vi ritrovate con Benion, chiacchierate, gli spiegate, eventualmente gli raccontate cosa è successo e vi godete del meritato riposo, fase della compagnia, così questo delirio finalmente... Posso farla solo io, tra l'altro, perché io ho consegnato la missione. No, perché senza di noi non c'è compagnia. Mastro Pirlamen. Io sono un compagno di me stesso. Noi ma siamo la compagnia. Quindi solo noi recuperiamo i punti compagnia e lui no, perché è d'accordo. Allora, vi spiego come funziona la fase della compagnia. Potete spendere punti avventura e punti abilità con le seguenti regole. Non potete fare più di un avanzamento in valore, saggezza e competenze di combattimento. No, scusate, in valore e saggezza. Quindi se comprate un punto di valore non potete comprare anche un punto di saggezza. Ok. Solo uno. Non ho capito quanto costa, no?
4 per il livello che volete raggiungere. Ah, minchia, 4, 8, 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 18. 18. Ma alcuni potreste averne già spesi. 18 e io no. E 14. Io l'avevo già spesi. Aspettate, altre regole. Per le abilità non c'è questo limite. Potete prendere un po' quello che volete. Però non potete aumentare un'abilità più di un punto. Ok? Quindi se avete cortesia 3 la potete portare a 4, ma non a 5. Hold my beer. Convincerò Sauron a ripensarci a pagare le tasse. Sì. Allora, poi, chi si prende caccia e chi si prende viaggio? Hai detto 4 per il livello, giusto? 4 per il grado che volete raggiungere. Aspetta, ma le abilità non era 3 per? E invece le virtù quanto costano? 4, 8, 12. 4 per, sempre. Ok, ah. però aspetta, i punti abilità sono per queste cose, i punti avventura cosa servivano? Per il valore e le saggezza. Allora, i punti abilità servono per la riga delle abilità, i punti avventura servono per la riga sotto, quindi per valore, saggezza e competenze di combattimento. Ah! No. Al virtù si possono acquistare? Cosa? Virtù. Sì. Sì, se tu aumenti la tua saggezza, acquisisci una virtù. Ah. Che puoi scegliere tra le virtù base o quelle relative alla tua cultura. Ed è sempre un 4 per, sia nelle abilità che per l'avventura? Allora, il primo grado, allora non è proprio 4 per, peggiora. Il primo grado costa 4, il secondo grado costa 8, il terzo grado costa 12, quindi il 4 per è rispettato. Poi il quarto grado costa 20, il quinto grado costa 26, il sesto grado costa 30. Porco Giuda. Ma quindi aumentare saggezza di 1 costa 4? No, perché avete già 1. Quindi costa 2, costa 8. Quindi come ho preso? Okay. Comunque le virtù culturali sono forti. Ho preso una dell'Hobbit. Ok. Dritto al bersaglio. Una cosa, aspettate, finisco di dirvi. Poi, recuperate un certo numero di punti ombra. Perché comunque avete svolto delle attività per fermare l'ombra. Tanto ce l'avevo solo io. Di mezzo. Anche io. Siete andati bene. Avete fatto grandi cose. Avete massacrato un capo orco razziatore. Recuperiamo, infatti. Cioè, quanta ombra recuperiamo? Allora, come? Io direi fino a 3 punti ombra li potete recuperare. Torno a 0. La fatica si recupera un punto al giorno. Io direi che questa fase della compagnia dura una settimana, quindi potete recuperare fino a 7 fatica. Okay. Madonna, non ce l'aveva neanche. Ma in totale, no? Cioè a testa, non in totale. A testa. Speranza, ci fulliamo? No. Sì, la speranza vi fullate praticamente tutte le volte. No, aspetta. Praticamente sì, perché tanto passano 7 giorni, alla fine di ogni giorno recuperate il vostro valore di compagnia, quindi sì. Cioè la nostra speranza è che quel ciula di Radagast non ci venga a rompere le scatole prima. Addio. Dico solo che Radagast è uno dei patroni. Io lo adoro Radagast. Poi, nella fase di compagnia, potete scegliere delle attività da fare. Ve le vado a elencare. Normalmente se ne può fare solo una, però certe attività sono gratis se ci sono determinate classi in gioco, ok? Quindi adesso le vediamo. Potete incontrare un patrono. Se la compagnia include un messaggero, questa è un'attività gratuita. Nessuno certo, sono io il messaggero. Bernie, sono io il messaggero. Ma il messaggero dovrebbe incontrare Radagast. Oh, quindi, no. Potete incontrare il patrono. In questo momento il vostro patrono non è Radagast, però voi potete scegliere un altro patrono che sia ragionevolmente in questi dintorni. Benyon io lo considero un patrono, se volete. Chi? Anche se non è canonico. Benyon è il ranger. Ah. Sì. Poi potete raccogliere dicerie. Se c'è un guardiano nella compagnia. Io sono guardiano. Ok, questa è un'azione gratuita. Lo farò.
Poi potete rafforzare i legami. Praticamente incrementate di uno il valore della compagnia fino alla prossima fase della compagnia. Se la compagnia include un capitano, questa è un'attività gratuita. No, c'è nessun capitano. Ok. Potete scrivere una canzone. Ok, questa non è gratuita in nessun caso, ok? Fico! Praticamente potete usare queste canzoni che scrivete durante tipo i consigli di combattimento e i viaggi. Se ottenete successo nel tiro, ignorate gli effetti della condizione affaticato per la durata della scena. Se per caso quindi cantiamo e non ci sente, ci passa la fatica. È fico, è carina come cosa. Però questa è l'azione, se la scegliete è la vostra azione di compagnia. Potete studiare mappe ornate e leggendarie. Adesso a Brea non so quanto ci possa essere. Dietro il coso dietro la tovaglietta del cavallino impennato c'è la mappina delle birrerie di Brea. Come in cosa che era? Che film era? In Onward. Una della chimera. Praticamente se fate questa attività se fate questa attività tutti i tiri per gli incontri casuali durante i viaggi sono aumentati di uno, più aumentano meglio è. Lo potete fare come attività gratuita se avete uno studioso nel gruppo. Ce l'abbiamo, è Federico. Studioso e di sapiente. Ma scusa, se avete tutti un'azione gratuita ce ne sarà una sì, anche per il cacciatore di tesori. Il cacciatore di tesori ha qualcosa? Sì, studiare oggetti magici. Ma non abbiamo oggetti magici. Non avete trovato oggetti magici. Sono dei inutili. Beh, ha il pugnale dell'orco. Ti sei preso non il pugnale dell'orco? No. Beh, è una magia diversa. Ma non ho il pugnale dell'orco. Ah, non ce l'hai? L'hai solo ucciso e te lo con la mia spada. Ah, con la tua spada. No, comunque sì. È studioso, Fede, non sapiente. Studioso. Allora non è una cosa che posso fare io. Ma tu che... Io sono sapiente. Sì, ma sarai studioso. No, ma sapiente è un tratto o è... No, vocazione, sapiente. No, allora è studioso, non c'è il sapiente. Ah. Io, ragazzi, ho scelto, prenderò la virtù degli uomini di Brea, che si chiama amichevole e cordiale. Odio. Il numero di tiri abilità che l'eroe può tentare durante un consiglio aumenta di uno. Inoltre, le persone che incontra sono sempre... considerate ben disposte nei suoi riguardi. Le persone, i troll sono persone. No. Sì, solo che sono sempre mal considerate. Questo è un'affermazione molto razzista. È molto razzista. La mia non era un'affermazione, ma un dritto al bersaglio. Tutti i tiri di combattimento a distanza dell'eroe sono favoriti. Se attacca lanciando un sasso, il tiro produce un colpo perforante con un risultato di... Prendendo. C'è un simbolo? No. E ha un aprile pari a 12. È un simbolo che sembra una F storta. È da saggezza che lo prendi? Sì. Te lo dico, aspetta, perché è già... Otto per carezze secondo. Non è l'occhio di Sauron. Ma ragazzi, scusate, scusate. Possiamo chiudere qui la live che dite e finiamo di fare extra live così gliela chiudiamo? Vabbè, magari volevo vedere come si faceva la compagnia. Comunque ragazzi, la fase di compagnia è essenzialmente... Guarda che ti tiro un faffo. Ma le cose gratuite che possiamo fare come fase di compagnia le facciamo almeno? Allora, ditemi voi cosa volete fare. Beh, ma non dobbiamo scegliere quelle gratuite se fanno tutto. Sì, dai, facciamo quelle cose gratuite e poi il patrono lo facciamo la prossima volta, dai. Ok. Il patrono è abbastanza lungo, sì. Io faccio uso la mia azione per aumentare il valore della compagnia. Ok. Raccolgo le dicerie perché è gratis. Ok, allora, tra le dicerie... Ok. Quindi abbiamo aumentato il valore della compagnia a 6? A 6. Buono. Vediamo un po'. Qua a Brea cosa si potrebbe dire? Cosa si potrebbe dicere? Perché sono dicerie. Il dicere. Queste sono quelle degli hobbit. Ok, si dice. Questa è una diceria bella grossa. Si dicere che i raminghi, ovvero i ranger del nord,
stiano volutamente trascurando a danno dei breatini la tutela dei territori circostanti. Quindi, infatti, Benio non l'hanno guardato benissimo quando è entrato a Brea. Però mai, mai si azzarderebbero a muovere contro un ranger in forze con il suo cavallo. Quindi si dice che stiano volutamente trascurando la sicurezza? Sì. Ma... per razziare ricchezze a Fornos. Ma queste sono calunnie. Eh? Sono calunnie. Beh, teoricamente questi due ramenghi hanno abbandonato a lui. Per razziare tesori a? Fornos. Come forno, ma c'è S. Io ho capito. Oh, e dove c'è quello strano? Tipo quello di cui non ricordo il nome. Radagast. No, l'altro che ci aveva chiesto. Il quello della, del gruppo di barboni. Ah, Falkar. Ma che cazzo è Falkar? No, Falkar è a nord di Annuminas. Non c'entra niente. Che ti aveva detto che vieni da queste parti, mica ti faccio fare un giro della gang. Non era Fornos comunque. Potete scrivere una canzone, ma è l'azione della compagnia, in questo caso non è gratuita per nessuno. E... io però avremmo potuto scrivere una canzone sulla nostra impresa con il troll. Eh? Beh, ma lo possiamo fare dopo le cose gratuite. Anche tu puoi fare la tua gratuita da messaggio. Cioè, qual è la mia? No, è ok. Quella, però quella la farò la prossima volta. Parlare con il padrone. Esatto. E allora intanto ne dobbiamo fare una a testa, giusto? No, 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 è una per la compagnia. Ah, ok, una solo per la compagnia. Non la possiamo fare la prossima volta insieme alle altre cose. Vabbè, ma se siamo tutti d'accordo, possiamo farla la canzone. Tanto quello del patrono è gratuito. Sì, però allora non c'era quella cosa dell'alzarsi il valore della compagnia. Ma tu non sei mica capitano? No, io sono sapiente. Io posso, io posso fare gratuitamente la cosa delle mappe, non quella del capitano. Ah, ok. Quindi dite voi, canzone o compagnia? Compagnia. Peccato però, la canzone dell'impresa. Sarebbe più bello raccontare di come abbiamo fatto finta di essere piccoli draghi, però. Sono d'accordo. Va bene. Cioè, alla fine sei di compagnia piuttosto che cinque per una prima avventura, cosa cambia? Un punto? No? Piccolo fast forward nel futuro. Oddio, siamo praticamente morti. Malva, se solo avessimo avuto più uno in compagnia. Però abbiamo una bellissima canzone. Ma no, le canzoni fanno ignorare l'affaticamento. Cioè, adesso guardate ragazzi che qui è nata di lusso. Gli ho messo degli orchetti scarsi, un troll che scende a patti. Adesso in poi ci sono le buche. Ma la salute ne recupero 7 punti, hai detto? Una per giorno? No. La resistenza dopo una notte di riposo si recupera, a meno che non sei ferito. Alligator, in che senso fare la canzone? Dovete cantarne una? No, dobbiamo crearla sulle nostre gesta. Madmat, come dice Trono, Il Signore Anelli è praticamente un musical. Sì, sotto alcuni punti di vista, sì. E invece la fatica, hai detto... anche quella la recuperiamo. Un punto al giorno, visto che state fermi 7 giorni, 7 punti fatica. Se ho 5 minuti. E comunque come virtù ho preso Baruch Kazat. Cosa? Vabbè. Ma è un'offesa? Dopo ce lo vediamo. Praticamente sì, per un tuo ricompattimento ti vedo molto incazzato. Quindi ragazzi, volete la compagnia o volete la canzone? Abbiamo fatto la canzone. La canzone è figa, dai, ok, piace. Allora compagnia. Dove la dobbiamo scrivere? Canzone. Non so se c'è uno spazio apposito sulla scheda, non credo. Canzone dei draghi di terra e del troll. Come lo dobbiamo chiamare? C'è pure un titolo. Allora, se volete, ed è una cosa che ovviamente premierò, la potete davvero scrivere. Fatela anche semplice. Per la prossima volta. No, ma per quando volete. E non abbiamo musicisti. Però il panico del. Non abbiamo musicisti. Ah no, una cosa che fermi. Una cosa che dovete scegliere è se è una ballata, ovvero che è una canzone che potete usare durante un consiglio,
se è un canto di vittoria che potete usare in combattimento, se è una canzone da cammino che potete usare nel viaggio. Ah, e quindi ragazzi, cosa cambia? Il viaggio, scusate, la storia del troll. La storia del troll è sempre fatica. No, ignora gli effetti della condizione affaticata. Allora è semplice, scena. I consigli, ma chi li fa? I combattimenti li evitiamo, ma soprattutto come la peste, vita. Ma viaggiamo un sacco, facciamo una canzone da viaggio. La prima deve essere sempre qualcosa di simile. Oddio, non siamo su una band. Per i consigli abbiamo la band. Per i consigli abbiamo l'arma segreta. I crostini. Io, ragazzi, ve lo dico, sono amichevole, cordiale, ma rustico. Giusto così. I crostoni al lardo. Ragazzi, perché se guardate bene, allora, no, però aspetta, a parte tutto, scusate, se vi andate a rivedere il Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello, la scena del consiglio di Elrond, se guardate una delle sedie c'è Barleman. Cioè c'è Barleman seduto ed è lì che sta parlando, fa un po' così, perché è rinomato, è famoso. Poi sono io quello che dice cagato. Anche a Brea lo apprezzano tantissimo. Va bene, quindi canzone da viaggio. Beh, in effetti Elrond poi infame, non aveva chiamato un rappresentante dei uomini di Brea. È vero, pezzo di merda, razzista. Beh, oddio, sono arrivati quelli. Tecnicamente mancava anche un rappresentante di Ron, o sbaglio? Ma Ron non ha risposto, perché Ron era già soggiogata da Saruman. Stava venendo attaccata, o come la sapevano loro, sono solo dei burini che non hanno risposto. Sti scemi. Non è proprio così. Il messaggero, morto. Doveva consegnare una lettera, non è mai arrivata. Non è mai arrivata. Madmat, Barleman è cortese, rustico, bello, affascinante, famiglia perfetta, amoroso, comprensivo. Guarda, sul bello e affascinante. No, è la citazione, no, al trono. È sempre citazione al trono, sì, sì, sì. Beh, sei l'unico che ha ricevuto un avanzo da uno spirito del fiume. Perché? La posso mettere nel CV? Uno spirito acchiappone. La puoi mettere nella canzone. E Barleman si fece lo spirito! E stavolta non si parla di Drinkar. Buonanotte, ciao. Va bene, allora. Oh, buonanotte, iscrivetevi al canale, Luca. Oh, sì. Allora, vi ricordo alcune piccole il cose. 5%. Lasciate qui sotto un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video se proprio ci tenete, ma non è che siete proprio obbligati. E vi ricordo, esatto. Vi ricordo che qui sotto in descrizione se trovate il link per andare sullo store di Fantasia. Per ottenere il gioco, in questo caso l'unico anello seconda edizione, con il nostro codice sconto. Il codice sconto in realtà è utilizzabile su tutto il catalogo di Fantasia, potete usarlo ed è il 5%. Ovviamente non si applica se il prodotto ha già uno sconto. E poi se acquistate le pentole col fondo alto un centimetro, avete in omaggio una mountain bike, un televisore a colori della Schneider, 14 pollici con telecomando, no, e televideo. Ma poi 14 pollici fa cagare, scusa. Ma è come la mia tavoletta, cosa dici? Ma non è un televisore. È più grande della nostra tavola. Va bene, quindi detto ciò, lunga notte. Come no, lunga notte di Vampire, adesso stai citando un competitor, non va bene. No, non è vero, è sempre di... Game of Thrones. No. No, lunga notte di Vampire, che però in realtà è sempre di Need Games era... e quindi in realtà non stiamo citando un competitor. La notte buia è piena di terrori. La notte buia è piena di terrori, sì. Posso dire che i corvi, minchia, che no, che ansia ogni volta. Come va allora lì sulla barriera? La notte buia è piena di terrori. No, no, quella stacca, non è vero, era dei rossi, che non sono i comunisti, ma sono quelli del prete rosso. Quella senza vessilli... Che poi non l'ho copiato un cazzo. Va bene, dai, direi che... I livelli deludono sempre. Noi ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, ricordatevi, perché lui sarebbe rustici e cortesi. Alla prossima! E soprattutto, gli avvallamenti. Poi dovremo decidere il sottotitolo. Porco Giuda. Raggiungere io. Ciao, ciao! Notte, notte! Raggiungere io! Capatonna!